Hola, hola, ahora sí. Por favor, váyanse sentando que vamos a empezar. Bueno, aunque tenemos que hacer un poco de tiempo, eh, si alguien estaba preocupado por la tarjeta de crédito, el destinatario ya la tiene en su bolsillo, o sea que la ha encontrado. Y bueno, vamos a empezar ya porque si no, se nos tira el tiempo encima. Eh, vamos a empezar con la tercera mesa de debate de hoy. Que es hospitalidad y medio ambiente. En esta mesa tenemos dos ponentes: el profesor Ernesto Burgio y el profesor Giuseppe Quaranta. Eh, modera la mesa y presenta a los ponentes. Eh, don Francisco Javier de la Torre Díaz es doctor en derecho, licenciado en filosofía, en filosofía y en teología moral, y es director de la, cátedra, de la cátedra de bioética y del máster de bioética de la Universidad Pontificia de Comillas. Pediría a los tres que suban al escenario. Pasa, pasa que se lo ponemos? Es ¿sí? para tirar. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar esta tarde de una manera un poco distinta. La organización y los hermanos de San Juan de Dios me han permitido tener diez minutos de publicidad. Diez minutos de publicidad para una, un evento maravilloso que ha ocurrido en el mundo de la bioética, que es la creación de una revista iberoamericana de bioética en la cual participan 17 centros universitarios y entre ellos está la Orden de los Hermanos de San Juan de Dios. Quería simplemente hacer una breve presentación y más que palabras voy a hacer una presentación ante ustedes de imágenes. Lo que me gustaría decirles primero es que en este mundo globalizado es un mundo también muchas veces fragmentado. Y lo que tenemos que celebrar con esta revista es que 17 universidades nos hemos puesto de acuerdo a la hora de crear un producto conjunto y una revista conjunta, que es la Revista Iberoamericana de Bioética, que tienen ustedes ahí en su carátula. La intención de la revista tiene fundamentalmente cuatro objetivos: una, plantear una visión abierta de la disciplina una visión tolerante y dialogante en la disciplina entre las distintas ciencias que abordan la bioética y, sobre todo, desde la perspectiva iberoamericana, plantear una bioética más social y, sobre todo, una bioética ecológica. La revista es fruto de la colaboración de 17 centros. Y simplemente me voy a permitir hacer un pequeño paseo por quiénes son los que conforman esta revista que forman 17 centros que sobre todo son universidades de jesuitas, de camilos, de maristas y, como verán ustedes, también universidades civiles. La primera es la Universidad de Deusto, en Bilbao. La segunda es el Instituto Borgia de Bioética, cuya presidenta del patronato es la hermana Margarita Ofarul. El tercer centro es la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile de los jesuitas. La cuarta es la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, del Perú, de los jesuitas del Perú. La cuarta es una Universidad de los Jesuitas de Brasil, posiblemente el centro teológico más importante de Brasil. La Facultad de Jesuita de Filosofía y Teología de Belo Horizonte. La quinta es la Universidad de Puerto Rico uno de los centros más importantes de bioética de Puerto Rico. La sexta es una Universidad Baptista de, de Medicina de la Universidad de, Mi, de Miami. La séptima es una fundación para el estudio de las éticas profesionales, Funderética. La Universidad Católica del Paraná de Brasil. La Universidad Pequeño Príncipe de Curitiba, Brasil. La Universidad Católica de Córdoba, de Argentina. Y aquí es muy importante la Orden de los Hermanos de San Juan de Dios. Cuando comenzamos la revista andar yo pedí que por favor pues a los distintos centros que se registraran las distintas personas que pertenecían a los centros tengo que decir que jesús Setallo, el superior general de los hermanos de san Juan de dios fue de los primeros que de manera anónima se puso sus datos y se inscribió en la revista la orden de los hermanos de san Juan de Dios el Camilianum de Roma, el Centro Universitario Sao Camilo de São Paulo, de Brasil, la Universidad de Vale do Río dos Sinos, que todos conocen como Unisinos, la Universidad de Vila María de Córdoba, la Fundación Sanitas y nosotros, que somos la Universidad Pontificia de Comillas. Bueno, estos somos nosotros. ¿Por qué presentarlo aquí? Porque esta revista, yo quería decirles esta tarde, más allá de lo bonito que son los campus universitarios, es su revista y me gustaría que la sintieran así. La Orden de San Juan de Dios se comprometió desde el primer momento con el apoyo de esta iniciativa y de crear una revista online. Les invito a todos ustedes, lógicamente, pues a suscribirse. Es una revista que se puede acceder todo gratuito online, donde han participado ya los grandes bioticistas de todo el continente americano y de todo el continente europeo. Llevamos ya cuatro números. Va a salir inmediatamente el quinto, curiosamente sobre un tema muy importante, del cual se ha hablado aquí muchísimo, que es la vulnerabilidad. El primer número participaron personas muy importantes de la bioética, como por ejemplo Leo Pesini, que nos honra con su presencia también en estas jornadas, Roque Junges, de Brasil, Rosario Isasi, de Miami, y han salido ya varios números sobre la relación clínica, sobre genética y sobre ecología. Termino brevemente, porque lo importante es lo que va a venir ahora, con un ruego y una petición. Les pido que visiten la revista. Está al alcance de todos. Solo hay que poner en Google Revista Iberoamericana de Bioética. Les pido también que se registren para que esta revista, que puede ser ajena a todos ustedes, sea también su revista. Y, en tercer lugar, pues también invitaros. A los que tengáis ya una cierta formación en bioética, pues a registraros como revisores y colaborar con esta revista. Y también, cómo no, puesto que es una revista, a mandar vuestras ideas en forma de artículos. Muchas gracias. Comenzamos ahora la mesa de la tarde sobre hospitalidad y medio ambiente. Nuestro primer ponente, Ernesto Burgio, nos hablará qué futuro espera a nuestro planeta. Ernesto Burgio nació en Palermo, es graduado en medicina y cirugía por la Universidad de Pavía y es especializado en pediatría por la Universidad de Florencia. Es presidente del Comité Científico de la Sociedad Internacional de Médicos por el Medio Ambiente desde el año 2010, coordinador del Comité Científico de esa misma sociedad y también, muy importante, según me ha subrayado él, es miembro del Comité Científico del Instituto Europeo de Investigación del Medio Ambiente y del Cáncer desde el año 2012. En su biografía podemos destacar muchas cosas, pero creo que aquí. En este contexto es importante decir que durante muchos años ha sido médico voluntario en muchos países, en Somalia, en República Centroafricana, en Costa de Marfil, en Rumanía y también, sobre todo desde el punto de vista científico, lo importante es que es un gran especialista en epigenética y en infancia. Entre sus últimas publicaciones podemos subrayar notas sobre los orígenes epigenéticos del cáncer infantil. Hacia un paradigma sistemático en carciogenesis o obesidad y diabetes de la genética a la epigenética y una de las últimas publicaciones medio ambiente y programación fetal los orígenes de algunas pandemias actuales. Tiene la palabra Ernesto Burgio. Bene, eh, grazie per questo invito, grazie per essere qui così numerosi. Parlerò in italiano perché mi è stato detto che il mio cattivo inglese, tutto sommato per chi traduce, è peggio del mio discreto italiano e quindi le slide sono in inglese, però parlerò in italiano. Ma la prima slide la leggo in inglese perché credo che sia importante partire da questa... Citazione che è comparsa nell'Enciclica di Papa Francesco. For human beings to destroy the biological diversity of God's creation by stripping the earth of its natural forests or destroying its, its wetlands. To contaminate the earth's waters, its land, its air and its life. These are sins. For to commit a crime against the natural world is a sin against ourselves and a sin against God. Io credo che sia difficile dire meglio di così quello che dobbiamo affrontare insieme. Di fronte a un tema immenso come questo che mi è stato dato, io ho pensato che il modo migliore per affrontarlo è dare una definizione di non sostenibilità biologica del sistema globale. Normalmente si parla molto di sostenibilità economica, energetica, sociale e ambientale in senso generico, sempre di più si parla di non sostenibilità climatica, si parla pochissimo di sostenibilità o di insostenibilità biologica, probabilmente perché è difficile da definire, ma se ci pensate è fondamentale, noi stiamo trasformando la biosfera in pochissimi decenni. La stessa composizione molecolare dell'aria che respiriamo, dell'acqua che beviamo e delle catene alimentari. La differenza rispetto a tutte le altre area, aree di, di sostenibilità è data da un'esigenza fondamentale. Quando si parla di sostenibilità biologica bisogna usare coordinate molto lunghe, quello che Darwin definiva il tempo profondo o il tempo profondissimo. Quando fu eletto Presidente Bush, l'Istituto Sanger, il più importante istituto di sequenziamento del genoma, fece notare la somiglianza con lo scimpanzé, non sul piano fenotipico, ma sul piano genetico. Cioè il DNA è praticamente identico tra lo scimpanzé e l'uomo. E fece notare la somiglianza anche di alcuni atteggiamenti quello che normalmente si chiama behavioral phenotype, il fenotipo comportamentale. Fece mise in serie alcune foto come queste. Ebbene, adesso quello che sta succedendo è forse peggio, perché vedete la somiglianza dell'ultimo primate col primo. E mentre tra lo, sci lo scimpanzé e l'uomo c'è una distanza evolutiva di 6 milioni di anni tra l'orango e l'uomo ce ne sono 8 milioni di anni, è come se avessimo fatto un salto indietro di 2 milioni di anni, speriamo che non, di non pagarne troppo le conseguenze, però a parte lo scherzo è veramente importante cercare di orientarsi nel, nel tempo profondissimo, perché noi siamo quel puntino in fondo, se noi consideriamo l'anno cosmico, il cosiddetto anno terrestre, l'uomo è arrivato veramente per ultimo, i sumeri sono entrati a, in Mesopotamia 45 secondi fa, cioè alle 23.59.15 del 31 di dicembre. Gesù Cristo è venuto sulla terra 14 secondi fa, alle 23.59.46. E quello che è più importante è che la rivoluzione industriale, soprattutto la rivoluzione chimica, è cominciata un secondo fa. Sul piano bioevolutivo è così, i più, i più grandi bioevoluzionisti, per esempio Dobzanski, diceva se vogliamo capire l'impatto dell'uomo dobbiamo ragionare in questi termini, noi in un secondo abbiamo cambiato tutto. Quando parliamo quindi di sostenibilità biologica dobbiamo capire che noi in 30 anni, quindi pochi millisecondi, abbiamo inserito in tutta la biosfera 100.000 molecole di sintesi. Cioè, molecole che non sono coevolute con tutte le altre, che sono artificiali. E le abbiamo inserite alterando la composizione dell'idrosfera, dell'atmosfera e della stessa biosfera e delle catene alimentari. Dobbiamo tenerne conto. Quando vogliamo affrontare sul piano bioetico tutto questo, il ruolo dell'uomo nei confronti della natura, nei confronti di quello che è l'impatto che stiamo producendo va valutato in questo modo e soprattutto per quello che questo chemical burden, questo carico chimico globale, sta determinando nell'ambito dello sviluppo delle specie, e in particolare come adesso vedremo del feto. Perché gli ecosistemi hanno 4 miliardi di anni, l'uomo e sulla Terra abbiamo visto come primate da 5 milioni, ma come Homo sapiens, continuiamo a chiamarlo così da 100.000, quello che sta succedendo è che si stanno alterando tutti i meccanismi più fini di sviluppo delle specie. Allora, per affrontare questo tema così importante e difficile, io proporrei due tematiche fondamentali. Una è quella della cosiddetta genomic instability. Non è il DNA che sta diventando instabile, è il suo software. Ora vedremo molto rapidamente che il DNA è solo il database, il programma genetico di base ed è quasi uguale in tutti noi, ma in tutti noi c'è un software che si chiama epigenoma, che è diverso in ognuno di noi, che si forma durante la vita fetale e che si sta letteralmente destabilizzando. L'altra grande tematica... Per certi versi quasi più importante è il modo in cui stiamo interferendo sugli ecosistemi microbici, perché gli ecosistemi microbici sono la biosfera. La biosfera senza di noi starebbe meglio. Senza i microbi finirebbe nel giro di pochi mil veramente millesimi di secondo. Sul piano della massa e del volume, l'80% della biosfera è fatta di microrganismi che praticamente svolgono tutti i compiti più importanti. Allora, il prodotto più chiaro di questa situazione, di questo stress epigenetico, è la cosiddetta, adesso vedremo, transizione epidemiologica. Sono quasi scomparsi, speriamo che, dura, che duri, ma appunto abbiamo qualche dubbio, sono quasi scomparse in 50 anni le maggiori malattie acute da cause infettive, ma sono aumentate tutte le patologie croniche, degenerative, infiammatorie e tumorali. Ma non sono aumentate negli anziani come una volta, sono aumentate nei bambini e nei giovani. E questo dobbiamo cercare insieme di capirlo. Il vero tema di questo talk, in effetti, è che noi, per capire questo, stiamo cercando, ormai da oltre vent'anni, di mettere in campo un paradigma diverso. Tutto è nato simbolicamente lo faccio vedere, ma è interessante, da un articolo di un grande biologo molecolare, Adam Wilkins, il quale nel 1996 su Bioessays scrive in un piccolo seminal paper, come si dice, gli anglosassoni hanno questo termine che in italiano non esiste, una pic un piccolo articolo che ne ha aperto la strada a tanti altri, si chiede praticamente Wilkins, ma come mai... La fisica teorica ha fatto nell'inizio del XX secolo un salto in avanti, ha superato tutti i limiti della fisica deterministica newtoniana e prima con Einstein o insieme con Einstein da un lato e con la meccanica quantistica siamo arrivati a un modello molto più fluido, molto più dinamico, molto sconosciuto. Nel senso che ci sono alcuni passi fondamentali, io ve ne faccio vedere due perché sono particolarmente interessanti immagino in questo ambito, che sono stati totalmente scotomizzati, dimenticati. Guardate questo, noi normalmente immaginiamo Einstein come un personaggio eh, fantasioso, simpatico, esuberante, Planck come un, uno scienziato grigio. Ma guardate Planck cosa scrive. I regard consciousness as fundamental. I regard matter as derivative from consciousness. Questo è fantastico. La materia e l'energia sono proprietà emergenti della coscienza. L'universo è coscienza. Ora, ma come mai tutto questo verrebbe oggi bollato da molti scientisti non scienziati? Come riduzionismo, come spiritualismo, come idealismo falso? Questo è fantastico. La fisica teorica. Sia la relatività che la meccanica quantistica dimostrano che l'osservatore è fondamentale e che l'universo è prima di tutto coscienza. Lo dice Nature. Il più importante giornale scientifico al mondo scrive: The universe begins to look more like a thought than a machine. Cioè, l'universo è un pensiero. In questo ambito, penso che sia particolarmente interessante riflettere su questo. La fisica teorica del XX secolo è arrivata a concepire l'universo come Logos. La biologia non riesce a fare questa rivoluzione. Praticamente noi siamo fermi in biologia, in biologia evoluzionistica, in biologia dello sviluppo e soprattutto in biomedicina, bloccati da alcuni dogmi di cui dobbiamo veramente liberarci. Il primo è il dogma di Weismann. Il dogma di Weissman dice che i gameti sono misteriosamente difesi per cui le informazioni che circolano nell'ambiente non disturbano i gameti. Non è vero. I gameti ricevono continuamente informazioni dell'ambiente e si trasmettono le modifiche epigenetiche dei gameti da una generazione all'altra. Perché non è stata accettata questa verità che l'epigenetica sta dimostrando? Perché mette in crisi quello che è il più potente dogma della biologia attuale, quello di Darwin. Chi mette. Chi si permette di criticare Darwin oggi è anatema. Darwin è l'evoluzione. No, Darwin non è l'evoluzione. Darwin è un modello riduzionista dell'evoluzione, perché quello che avevano capito altri, tra cui Lamarck, so che ci sono dei francesi in sala, Lamarck aveva intuito come la natura evolve verso la complessità per modifiche adattative. Non è vero che l'ambiente si limita a selezionare modifiche casuali, cosiddette mutazioni stocastiche oggi. L'ambiente induce a trasformarsi le molecole e gli organismi in maniera molto intelligente, tra virgolette. Perché, ecco perché è importante il concetto di informazione. E perché cambia tutto. E soprattutto il dogma più pernicioso è quello di Crick. Cos'è il dogma di Crick? Allora, in sintesi... La vera risposta all'articolo di Adam Wilkins è venuto un anno dopo su Nature Biotechnology, il giornale di punta della cosiddetta biologia riduzionista. Cosa scrive Stroman, altro grande biologo molecolare? Dice: Abbiamo sbagliato. Lì sulla destra, vedete: We have wrongly extended. Abbiamo esteso un piccolo modellino che era quello del gene all'intera biologia molecolare. In realtà non è vero che il DNA comanda, che come nel dogma di Crick l'informazione va solo dal DNA all'RNA alle proteine but never backwards, ma non torna indietro. È sempre più chiaro che questo dogma, come tutti i dogmi in campo scientifico, deve essere cancellato. Non funziona così la biologia molecolare, non funziona così la biologia. La biologia è sistemica. Il solo genoma umano è costituito da 20.000 sequenze geniche, i cosiddetti vecchi geni, che si accendono e spengono continuamente, interagendo tra di loro sulla base delle informazioni che ricevono. La frase più importante di questo articolo di Stroman è lì: In fact, genes need to be told to switch off and on. I geni hanno bisogno che arrivi l'informazione per dire loro cosa devono fare. Il DNA da solo è solo una molecola. È il sistema quello che è importante, non è la molecola singola. Quindi abbiamo sbagliato a puntare tutto sul DNA. La medicina del futuro non sarà più, si spera, quella riduzionista del progetto genoma iniziale. Sempre di più dobbiamo capire che l'ambiente è molto più importante perché l'ambiente induce le modifiche, modifica progressivamente gli equilibri e soprattutto... Crea le premesse per le modifiche di questo sistema che è l'organismo individuale, gli ecosistemi, la biosfera. Aveva ragione Lamarck. Avevano ragione quelli, hanno sempre più ragione, che oggi cercano di liberarci dai dogmi riduzionisti, il, il meccanicismo, il determinismo in biologia. L'idea che il DNA è il progetto per la costruzione del nostro organismo perché c'è questo dogma che lo decide. L'idea darwinistica della selezione che spiega tutto. E soprattutto l'idea che all matter is unconscious. Che di fatto il cosmo è privo di coscienza e che la coscienza è semplicemente una proprietà emergente del cervello. Cioè del cervello umano. Il che è veramente banale. Noi, abbiamo, noi siamo un pianeta limitrofo di una galassia che è composta da 100 miliardi di stelle e ci sono 100 miliardi di galassie. Si può pensare che l'intelligenza è nata per caso dal cervello umano in, una, in un pianeta limitrofo all'interno di una galassia tra 100 miliardi di galassie? È semplicemente banale tutto questo. Dovremmo superarlo. Allora in biologia ci stiamo cercando cercando di arrivare a un nuovo paradigma. Vi faccio vedere i sette punti essenziali. Cosa cambia da una genetica lineare tutta basata sui vecchi geni, sul DNA, a una visione più complessa, si chiama epigenetica, ma ormai si parla anche di metagenomica, di ologenomica, secondo cui, seconda parola chiave, environment, l'ambiente induce il genoma a modificarsi soprattutto nella prima fase della vita la terza parola è forse la più importante fetal programming il feto è in grado di programmarsi per tutta la vita perché modifica il suo software l'epigenoma in funzione delle informazioni che riceve questo è il punto chiave perché il problema è che se noi cambiamo totalmente l'ambiente a questo ritmo e se noi bombardiamo il feto di migliaia di informazioni sempre nuove spesso chimiche spesso biochimiche, spesso fisiche, guardate i campi elettromagnetici. Che non esistono praticamente in natura sulla Terra, che esistono in forma molto particolare, fotoni, sì, sono campi elettromagnetici anche quelli naturali, ma su quelli si è creata l'evoluzione per miliardi di anni. Ma gli attuali campi elettromagnetici, che sono ovunque, interferiscono sulle cellule staminali e sulle cellule embrionarie, tanto per fare un esempio. Allora quello che sta succedendo è che di fatto noi stiamo rischiando di interferire con la stessa evoluzione della nostra specie. E la gran parte delle patologie che stanno in aumento, Adesso vedremo rapidamente quali sono, sono il prodotto di questa instabilità epigenetica, perché non c'è modifica, è il concetto di base giù in basso per la medicina, diciamo del ventunesimo secolo: che non c'è modifica del nostro organismo, del nostro fenotipo, che non sia indotta dall'ambiente, che non sia modulata dal software, quindi dall'epigenoma, e che non sia condizionata dal DNA. Il DNA condiziona e basta. Il DNA è solo il database, non è quello che decide. Quello che decide il sistema. Ma allora, se noi introduciamo continue informazioni pericolose, sbagliate, non naturali, il sistema che si sta programmando nella prima fase della vita ne subirà le conseguenze? Non è solo teoria, è pratica di laboratorio ormai. Se noi guardiamo il cromosoma per come l'abbiamo visto per tanti anni, due metri di DNA. Dentro pochi micron dentro il nucleo, noi perdiamo di vista quella cosa miracolosa che è l'informazione che va sul DNA e gli dice quello che deve fare. Se il DNA si apre in quel punto specifico, non è perché il DNA comanda, ma perché l'informazione che viene dalle cellule, dall'ambiente diciamo intercellulare e addirittura dall'ambiente esterno, comanda e dice a quella cellula quello che deve fare. Allora è tutto il contrario di quello che abbiamo creduto finora o di... che qualcuno continua a credere. Ci sono due tipi di informazione, quello che viene dall'esterno, environmental signals, e quello che è dentro il DNA. Noi dobbiamo fare attenzione perché il punto chiave è il software, è l'epigenoma e se arrivano continue informazioni nuove, non esistenti sulla Terra per milioni di anni, il software diventa instabile ed è quello che stiamo vedendo. Perché ogni cellula, questa è la classica cellula schematizzata, riceve continuamente molecole che non esistevano, campi elettromagnetici, virus più o meno cambiati sul piano genetico, batteri che sono in qualche modo resistenti e quindi modificati. E tutto questo arriva sul feto, quindi nel primo periodo della vita, al momento in cui il feto si sta programmando epigeneticamente. Questo carico chimico globale, soprattutto... Ultra fine particles, cioè particolato ultrafine emesso dalle automobili o dalle grandi industrie, metalli pesanti nell'aria che respiriamo, interferenti endocrini, endocrine disruptors, che sono delle molecole mimetiche che ingannano il sistema. Non c'è cordone ombelicale o placenta delle mamme del nord del pianeta che non abbia dentro almeno 200-300 molecole che disturbano il software epigenetico. In tutte le ricerche, adesso il Ministero della Salute in Italia ci ha finanziato un grosso progetto di ricerca sulle placente e abbiamo chiesto di farlo a Taranto, perché Taranto è la città dove c'è il più grande impianto siderurgico d'Europa e nel quartiere Tamburi, che è il quartiere più vicino, i bambini stanno sviluppando con grande frequenza tumori infantili e autismo. Allora, tutto sommato, adesso cominciamo a capire il fumo di sigaretta, ma anche quello passivo in casa, la presenza in tutte le case dove esistono, non solo per le strade, perché il particolato ultrafine e i metalli pesanti ormai entrano nelle case. La presenza di tutta una serie di, di agenti inquinanti rischia di disturbare proprio il momento più importante della nostra vita, che è il momento in cui dallo zigote, quindi dalla cellula iniziale, si, si va formando l'epigenoma dei 200 tipi cellulari che compongono il nostro organismo. Se tutto questo è vero. Va letto in maniera allarmante, va letto in maniera sicuramente importante e significativa, ma dobbiamo anche ricordare che dipende da noi a questo punto, perché mettere in sicurezza in qualche misura ridurre l'esposizione materno-fetale, ridurre una serie di componenti, per esempio, faccio degli esempi base, quelli che abbiamo visto, metalli pesanti, particolato ultrafine e pesticidi, che forse sono i tre agenti più pericolosi. In quel breve periodo della vita cambierebbe totalmente la situazione, perché la genetica scrive a penna, ha detto qualcuno, le mutazioni, i polimorfismi. L'epigenetica scrive a matita. Significa che il software può essere ancora corretto, modulato, si può ancora impedire che questo aumento di patologia avvenga se noi ci concentriamo sulla prima fase della vita e la mettiamo in qualche misura in sicurezza. Non si può togliere l'inquinamento, ma lo si può ridurre. Si può ridurre soprattutto l'esposizione materno-fetale. C'è una breve finestra dei primi cosiddetti mille giorni di vita, che è quella più importante. Ecco il grafico di un famoso articolo del 2003 sul New England Journal of Medicine che fa vedere quello che sta succedendo. Tutte le patologie acute, infettive, in 40 anni sembrano quasi scomparse. Quasi. Grazie al vaccino profilassi, all'igiene, all'antibioticoterapia. Ma guardate cosa sta succedendo. Tutte le patologie croniche stanno aumentando. Guardate l'obesità. Non stiamo parlando di sovrappeso, stiamo parlando di obesità. L'obesità è un'endocrinopatia sistemica. In cui l'ipotalamo, l'ipofisi, il surrene, il tessuto adiposo, il tessuto muscolare non funzionano più come dovrebbero. Ebbene, negli Stati Uniti 35 anni fa c'erano 8% di persone obese, oggi ce ne sono 36%. Nel giro di 30 anni si è passato da 8% a 36%. E la cosa peggiore è che l'aumento maggiore l'abbiamo nei bambini. Fino a 20 anni fa, noi pediatri non vedevamo un bambino obeso. Adesso, nella pediatria italiana, siamo arrivati a 12% di bambini obesi. Allora, se tutto questo è vero, dati alla mano, è vero, e stanno crescendo le patologie associate, come il diabete secondo. Il diabete secondo, 30 anni fa, era una patologia degli anziani, è diventata patologia degli adolescenti. Allora, lasciando perdere le valutazioni economiche, che sono pure importanti, è la valutazione biologica che dobbiamo fare. Perché, se una specie nel giro di 30 anni rischia di cambiare così soltanto perché viene esposto quel momento cruciale, questo è uno studio che ci hanno pubblicato con qualche difficoltà, ma in cui abbiamo proprio dimostrato tutto questo, è l'esposizione materno-fetale che fa la differenza, è l'esposizione dei gameti. Guardate i numeri dell'aumento dei disturbi del neurosviluppo di spettro autistico. Negli Stati Uniti, 30 anni fa, un bambino su 1500 era diagnosticato come bambino autistico. Oggi un bambino su 68 negli Stati Uniti e uno su 59 in Gran Bretagna viene diagnosticato così. Nel giro degli ultimi 10 anni, 15 anni, c'è stato un raddoppio dei casi di disturbi di spettro autistico negli Stati Uniti e come vedete, Inghilterra e Stati Uniti vanno esattamente nello stesso modo. Quindi è un fenomeno reale ed è un fenomeno che possiamo assolutamente intercettare sull'Anset che è il più importante giornale medico forse al mondo, già nel 2006 un epidemiologo e un pediatra hanno detto tutto questo, e hanno chiesto di intervenire. Dopo sette anni su Lancet Neurology hanno chiaramente indicato metalli e pesticidi come le due cause probabilmente più importanti di questo dilagare di patologie. Allora io penso che in un contesto come questo, che non è tecnico sul piano biomedico, ma che è ancora più importante perché si collega la parte diciamo tecnica epidemiologica alle riflessioni di tipo bioetico e in un certo senso direi quasi metafisico e filosofico, se noi consideriamo quelle grandi coordinate della fisica teorica e le portiamo nel nostro ambito, io penso che veramente su questo dobbiamo lavorare tanto. Guardate l'aumento delle patologie neurodegenerative, per esempio. Questa è l'Alzheimer. Un milione e trecentomila persone in Inghilterra hanno una diagnosi di Alzheimer in un paese di 60 milioni di abitanti. L'errore è stato che inizialmente ci hanno detto che l'età media che aumenta. Ma io avevo una nonna a 106 anni che giocava a scacchi. Fino a pochi anni fa gli anziani erano quelli che avevano saputo mantenuto, diciamo, un'elasticità e una plasticità migliore di tutti gli altri, erano positivamente selezionati. Non c'era l'Alzheimer nelle autopsie di 40 anni fa. L'aumento è recentissimo ed è legato al fatto, come si vede, che il particolato ultrafine entra nei lobi frontali nell'ippocampo e fa depositare una proteina che si chiama betamiloide. Che non si piega bene e blocca non il software, non le reti neuronali come nell'autismo, ma letteralmente porta in atrofia il cervello. Allora, anche questo si può ridurre? Si può e si deve. Perché basterebbe un minimo di accorgimenti per ridurre l'esposizione, per esempio, degli adolescenti a tutto questo. Perfino le patologie dell'anziano, come la, le patologie cronico-ostruttive del polmone, vengono ormai descritte come patologie pediatriche. Non è una battuta, questi sono giornali importanti. Significa che anche le patologie croniche che si esprimono 50 anni dopo. Iniziano da una superesposizione, da un'infiammazione cronica che comincia durante la prima infanzia. Allora, sempre di più diventerà il ruolo di noi pediatri io ormai mi occupo più di ricerca ma i pediatri in questo sono la prima linea sarà sempre di più prevenzione primaria, sarà sempre di più consigli counseling familiare, riduzione dell'esposizione materna, fetale. È infantile nei primi tre anni di vita. Questo è l'aumento dell'asma, questo è l'aumento dei tumori infantili. Perché è importante questo studio che è di Lancet? Perché nel 2004 è venuto fuori per la prima volta questa notizia, per alcuni di noi assolutamente attesa, per altri meno, che i tumori non aumentano più nell'anziano, aumentano durante la prima infanzia soprattutto e l'aumento maggiore nei primi due anni di vita. Significa che non è un accumulo di mutazioni del DNA ma che è qualcosa che avviene durante la vita fetale che disturba il bambino. Non stanno aumentando le leucemie common, che sono quelle che noi curiamo con una certa facilità ormai. Stanno aumentando le mieloblastiche, stanno aumentando quelle praticamente più difficili da curare perché le traslocazioni sono totalmente diverse. Anche qui cosa dobbiamo fare? Inventare cure sempre migliori, certo, dobbiamo provarci, ma dobbiamo ridurre l'esposizione materno-fetale perché tutto questo va Prevenuto, non basta curare sempre meglio, come in effetti cerchiamo di fare. Allora, se tutto questo è vero, questa era una review che hanno pubblicato, che avevo scritto due anni fa e che è stato pubblicato su un giornale di neonatologia, queste pandemie di cui tanto si comincia a parlare, di obesità, di diabete secondo giovanile, di diabete primo, di patologie autoimmuni e tumorali e soprattutto di patologie del neurosviluppo sono assolutamente prevenibili. Perché basterebbe ridurre in quella prima fase della vita l'esposizione a pochissimi agenti inquinanti, veramente pochi. Sta a noi, ma non si può aspettare 50 anni, bisogna farlo adesso. Perché è veramente, letteralmente, l'esposizione nella prima fase della vita che rischia di cambiare il fenotipo di una specie. L'obesità è stata definita recentemente come il primo cambiamento fenotipico di un'intera specie. Non possiamo arrivare a questo. Negli Stati Uniti hanno il 36% di persone. Ci sono persone che pesano 300 kg negli Stati Uniti. 300 kg significa che per muoverli ci vuole largano. Cosa ha a che vedere con lo stile di vita sbagliato o con la dieta? Sono persone che bevono acqua e ingrassano. Sono persone che hanno un programma alterato. È epigenetico, non è il DNA che è impazzito. Hanno avuto nella prima fase della vita una serie di informazioni sbagliate. Questo è l'aumento, capite, perché se mettete sul maggiore catalogo degli articoli scientifici al mondo la parola epigenetics, guardate come sono aumentati negli ultimi dieci anni gli studi di epigenetica, cioè del software. Guardate come sono aumentati gli studi di epigenetica del cancro. Guardate come sono aumentati gli studi sui disturbi di spettro autistico. Guardate come sono aumentati gli studi sugli interferenti endocrini, cioè sugli agenti più potenti che disturbano tutto questo. E, quando, e questo è come la borsa. Cioè se aumentano gli articoli sull'argomento è la riprova dell'importanza. L'ultimo argomento che sfiorerò ma che è altrettanto importante, dicevo stanno, stiamo alterando gli ecosistemi microbici. Perché questo è importante? Guardate il numero degli, degli articoli che stanno emergendo sul microbiota e sul microbioma umano, cioè sui microbi che sono associati al nostro grande intestino. Perché il microbiota, i microbi, sono i nostri maggiori alleati. Non è un caso che siano da 4 miliardi di anni sulla Terra. Sono fondamentali, ci servono, creano le possibilità di uno sviluppo corretto del nostro sistema psico-neuro-immuno-endocrino. Se alteriamo il microbiota, noi alteriamo lo sviluppo. Capite però perché disseminare di antibiotici inutili, non quelli utili. Quelli utili li stiamo perdendo. Ma disseminare, non tanto in medicina, ma in zootecnia, per esempio, di antibiotici solo per far crescere gli animali, noi rischiamo di alterare l'intero microbiota di una specie. Allora, questo dicevo è l'ultimo argomento, ma non è meno importante dell'altro. La biosfera è fatta essenzialmente di microrganismi. I microrganismi hanno tutte le funzioni più importanti. Per il mantenimento della biosfera è stato un errore combatterli come se fossero nemici. Non esisterebbe la stessa specie umana senza i nostri microorganismi. Noi siamo, come abbiamo visto all'inizio, gli ultimi arrivati, in pochi anni stiamo alterando interi ecosistemi microbici. Noi dimentichiamo spesso che noi siamo venuti fuori tutti da un battere e che per miliardi di anni sulla Terra sono esistiti soprattutto i batteri. Volete vedere la biosfera come è composta? Questa è la biosfera. Guardate dove sono i cordati e i vertebrati. Guardate dove siamo noi. Noi siamo questo. Questa è la vera dimensione di quello che sul piano biologico noi siamo. E noi ci permettiamo di riempire l'intera ecosfera di sostanze che disturbano la vita di tutti quelli che la compongono, che sono i microorganismi, che hanno permesso l'evoluzione di intere specie. Perfino i virus non sono nemici. Lo sapete che nel nostro genoma, il nostro genoma è pieno di virus, e c'è un. Ma virus buoni. C'è un virus che, che produce una proteina che si chiama sincizzina, che è quella che produce la placenta. Senza questo virus, noi non, non esisteremmo. I placentati sono. Perché è importante questo? Questo articolo fondamentale di un microbiologo, qualche anno fa, perché noi siamo questo, noi facciamo parte degli ecosistemi, non siamo noi da un lato e i microbi dall'altro. I microbi nemici, combattiamoli. È stato un errore. Noi dobbiamo combattere solo quelli che sono veramente pericolosi. Ma non stiamo facendo esattamente questo. Stiamo disseminando di antibiotici, per esempio la placenta. La placenta ha un suo ecosistema microbico che serve non alla madre ma al bambino. Dobbiamo evitare di dare antibiotici inutili, per esempio, alle mamme o alle mamme che allattano. Il latte materno, solo quello materno della nostra specie, è pieno di microbi utili al bambino. Se noi li spaziamo via, il latte diventa povero. Quindi è una diversa modalità di pensare. Si è visto che quando si dà il latte materno per almeno un anno si abbassa nettamente il tasso di tutte le malattie croniche a partire dall'obesità. Perché tutto questo sul latte materno ormai lo diciamo, lo diciamo abbastanza spesso, ma non riusciamo a far prevalere questa che è una regola, tutto sommato semplicissima, perché ci sono grandi interessi, lo diciamo? Il latte della Nestlé non ha i batteri giusti. Il latte in polvere, qualsiasi latte artificiale, non ha i batteri giusti e non ha neanche le cellule staminali, perché il latte materno è pieno di cellule staminali che entrano nel cervello e lo difendono e addirittura possono ridurre le alterazioni che si sono prodotte. Allora tutto questo è veramente importante. C'è tutta una serie di patologie immunomediate, immunologiche, che sono il prodotto di un ecosistema microbico alterato. C'è tutta una serie di tumori. Il tumore del colon retto, fino a 30 anni fa, era un tumore raro. È diventato il secondo cancro al mondo, in 20-30 anni. Perché? Non perché il DNA è impazzito di colpo, ma perché l'ecosistema microbico dell'intestino è cambiato perché abbiamo spazzato via tutti i batteri utili. I batteri addirittura sono utili perfino allo sviluppo del nostro sistema nervoso centrale. Al punto tale, e questo è Proceeding of National Academy of Science, forse il più importante giornale scientifico al mondo che lo dice, addirittura senza una corretta colonizzazione intestinale nel feto e nel neonato non si sviluppa bene il sistema nervoso. Allora tutto questo, ormai sul piano della ricerca, noi lo sappiamo, ma non riusciamo a impedire questo. E qui veramente dobbiamo fare un'alleanza in cui i medici, i biologi e tutti coloro che si occupano di questi problemi a livello morale, a livello di informazione, per esempio, portino avanti questa battaglia. Perché ci sono quantità spaventose di antibiotici in tutte le catene alimentari. Ci sono quantità sufficienti a trattare centinaia di... Milioni di persone, quando in realtà basterebbe molto meno, ma tutti questi antibiotici sono usati soprattutto per fare crescere gli animali, non per curare gli animali, per farli crescere, perché si è visto che piccole quantità di antibiotici aiutano la crescita degli animali, che sono tutti malati. Allora tutto questo si riesce a impedire? Beh, la legge negli Stati Uniti ci ha approvato, hanno messo delle regole, ma le lobby hanno trovato dei grandi sostenitori negli ultimi due anni. Per cui capite adesso l'immagine disevolutiva che vi ho fatto vedere all'inizio. Quando qualcuno, lì dove si può, interferisce negativamente, i drammi si vedono. Perché gli antibiotici in realtà non sono molecole che abbiamo inventato, sono molecole simili a quelle che, gli, che i microrganismi hanno usato per millenni per comunicare tra di loro. Allora, è alla fine quello che abbiamo capito, vedete? Ancestral genes, sono geni ancestrali che producono queste molecole. Noi stiamo aiutando, gli antibiotici stanno aiutando, diffusi in questo modo, i batteri, quelli cattivi, non quelli buoni, a diffondersi. Nel giro praticamente di pochi anni abbiamo fatto in modo che il 90% dei roditori sono pieni di antibiotici inutili, che le scimmie di tutto il mondo sono pieni di antibiotici inutili, noi addirittura ci siamo resi conto negli ultimi anni che gli uccelli che migrano portano questi geni di resistenza in giro per il pianeta. Allora dobbiamo ridurlo tutto questo? Dobbiamo fare in modo che non comandi chi ha solo l'interesse a vendere farmaci, ma che comandiamo in qualche modo insieme per ridurre questa pollution vera. Questo è veramente un inquinamento globale. La gran parte delle malattie croniche che stanno ritornando non tornano nel sud del mondo, ma le cosiddette emerging diseases, quelle infettive più pericolose, partono dai paesi più sviluppati, United States, United Kingdom. Sono i due paesi del mondo dove si sviluppano più resistenze e dove aumentano più patologie infettive emergenti. Vedete dove sono uno immaginerebbe l'Africa, l'Asia del Sud, no, la gran parte delle resistenze sono lì, nel nord del mondo. E quando la direttrice dell'OMS qualche anno fa dice noi sappiamo che sta finendo l'epoca degli antibiotici e dice due frasi come queste siamo arrivati forse alla fine della, della medicina moderna e addirittura dice è una minaccia globale io penso che non basti enunciare tutto questo non basta dare per scontato noi dobbiamo ancora siamo a tempo se lavoriamo tutti insieme per evitarlo però bisogna fare in modo che le regole quando ci sono vengano osservate ed è solo un'alleanza trasversale che può permetterlo e finisco con queste due slide una che ricorda alcune frasi di Einstein che sono sempre fantastiche quando eh, un esperto di microbiologia e di resistenze scriveva non dobbiamo più combattere in modo specifico i batteri, viene in mente la frase di Einstein, quella per cui un uomo intelligente risolve i problemi, ma un uomo saggio li evita. E io penso che veramente la prevenzione primaria, la riduzione dell'uso di una farmacologia esasperata e inutile lo spreco di antibiotici nelle catene alimentari per far crescere animali per vendere più carne e tutto questo e soprattutto la messa in sicurezza della prima parte della vita cioè la vita fetale è veramente fondamentale e per non concludere con delle immagini un po' preoccupanti Chiuderei con questa meravigliosa, che è un po' quella dell'inizio, e cioè non dimentichiamo che l'universo è informazione, è logos, e che noi dobbiamo tornare a considerarlo non sacro solo in teoria, ma di fatto nei nostri comportamenti e creando alleanze vere che possano difendere quella parte dell'umanità che è la più fragile, ma che è anche la più importante. Molto brace, profesor Burgio. Eh, tiene la palabra ahora el profesor Giuseppe Quaranta, que nos hablará de las claves de la encíclica del Papa Francisco Laudato Si. Giuseppe Quaranta es franciscano conventual, es licenciado y doctorado en teología moral. Por la Academia Alfonsiana de Roma. Desde 2015 ejerce como profesor asociado permanente de Teología Moral en la sede central de la Facultad de Teología del Triveneto de, en Padua. En septiembre de 2013 se diplomó en bioética tra, tras haber estudiado un curso de perfeccionamiento en bioética en la Universidad de Padua. Ha publicado diversos libros, entre ellos me gustaría destacar. El que es fruto de su tesis doctoral, El Concepto de la Función de la Cultura, del Pensiero di Bernan Herring. Y también otro libro, Quiero, por lo tanto soy, La Teología Moral de Giuseppe Angelini. Sobre la teología del medio ambiente ha publicado diversos artículos, entre los que me gustaría destacar, dada la lección que nos va a dar hoy, la ética ambiental en los manuales de teología moral en Italia. Desde el año 1983 al año 2013, y con todas las criaturas, la ética ecológica de la laudato Si. Tiene la palabra el padre Giuseppe 40 Sí, yo vi ringrazio por este eh, invito y por esta. possibilità che, che mi date so anche che sono l'ultimo a parlare e quindi ehm, abuso ulteriormente della vostra resistenza e spero ecco, di, non, di non esagerare eh, con, questa, con questo abuso delle vostre forze delle vostre energie ehm, ecco io vorrei semplicemente mettere in luce eh, beh, le chiavi di lettura, alcune chiavi di lettura dell'enciclica Laudato Si, che è un testo direi quasi un manifesto, testo manifesto che invita a fare quello che diceva il professore: una specie di alleanza, è un potente invito ad allearsi, a mettere insieme competenze, passioni, eh, conoscenze, pratiche per eh, affrontare insieme e magari evitare anche i problemi eh, ambientali, eh, sociali e eh, tutti quei problemi che ruotano intorno a queste parole. E ho scelto quattro eh, parole che sono le quattro chiavi di lettura che vi propongo. Chiaro, la mia prospettiva è quella della teologia morale, per cui forse anche... Eh, eh, Diversa e probabilmente anche mi sento un pochino forse anche spaesato dentro a questo contesto, ma ho cercato anche di ragionare meno da teologo e cercare un pochino invece di cercare una chiave un pochino più trasversale. Vediamo se ci sono riuscito. Ecco, la prima chiave è crisi ecologica. Mi sembra che ehm, uno dei principali assunti ecco, di tutto il testo dell'enciclica è questo. C'è una grave, gravissima crisi ecologica in corso. La minaccia riguarda la sopravvivenza stessa del pianeta Terra come la casa comune di tutti gli esseri viventi. L'unica casa comune che, per adesso, noi conosciamo. La crisi ecologica va vista, questo è l'assunto del testo, come un fenomeno multidimensionale e come un fenomeno multicausale. Ecco, davvero mi sembra l'enciclica sia un invito ad abbandonare sguardi riduttivi, anche teologici, riduttivi sulla realtà ma ad assumere eh, lo sguardo della complessità, lo sguardo sistemico, che è facile a dirsi ma meno eh, direi a realizzarsi. Quindi da una parte eh, significa che eh, la crisi ecologica eh, deve essere compresa anche dalla Chiesa, anche dalla teologia, assumendo le riflessioni più qualificate della ricerca scientifica. Su questo l'enciclica è estremamente, estremamente chiara. C'è molta empatia, molta simpatia direi rispetto al sapere scientifico eh, più qualificato. E la stessa enciclica, lo hanno sottolineato in molti, eh, anche scienziati di vario genere appartenenti alle varie discipline assume i dati e le prospettive scientifiche quando parla dell'inquinamento, dei cambiamenti climatici, dell'esaurimento delle risorse naturali, della perdita di biodiversità, del deterioramento della qualità della vita umana. Quindi certamente viene lanciato questo ponte con le discipline scientifiche, con la ricerca scientifica. Certo, dall'altra parte, l'enciclica anche, eh, visto che la crisi è un fenomeno multidimensionale, multicausale, occorre prenderne in considerazione anche le radici etiche, culturali e spirituali. Solo con la modernità, dice il testo, si è verificato quell'eccesso antropocentrico, in forza del quale ci si è convinti di essere dominatori assoluti, proprietari assoluti della terra. E si è perso, cito l'enciclica, il senso della totalità e delle relazioni che esistono tra le cose. Mi riallaccio in questo a quello che diceva il professore, cioè si è persa la visione ecco, sistemica, della realtà e si è persa la consapevolezza dei limiti propri e della realtà tutta. La ragione tecnica, su questo l'enciclica insiste, è stata collocata al di sopra della realtà, in una posizione dominante rispetto alla realtà e questo ha portato ad assumere un paradigma che l'enciclica chiama tecnocratico, ehm, omogeneo, unidimensionale. Paradigma tecnocratico, questo si sì, viene denunciato eh, in maniera abbastanza eh, ricorrente nell'enciclica. Non la scienza o la tecnologia, ma la tecnocrazia con tutto ciò che significa. Di questo paradigma... Si dice che è stato consacrato al servizio di una crescita illimitata, infinita, ma che proprio per questo è quello che forse anche ha tentato, anzi è riuscito benissimo a dirci il professore: si è basato e si basa fondamentalmente su una clamorosa menzogna. Eh, per reggere questo paradigma non può che eh, reggersi su una menzogna clamorosa, direi, cioè sull'idea che esista una quantità illimitata di energia, di mezzi utilizzabili, sto citando, che la loro rigenerazione sia possibile e che gli effetti negativi delle manipolazioni della natura siano facilmente assorbibili. Mi sembra un punto di contatto molto vicino con quello che diceva il professore. L'enciclica dice anche che di fronte a questa menzogna si cerca di ricorrere anche a argomenti che la minimizzino, che la riducano. È vero, dice l'enciclica, probabilmente non ci sono teorici dell'economia oggi che sostengono in teoria la sostenibilità di questo modello tecnocratico, ma di fatto, di fatto si agisce come se la semplice crescita del mercato e la tecnologia accompagnate a questo paradigma siano in grado di risolvere problemi ambientali. E di sconfiggere i drammi della fame e della miseria del mondo in assenza di un contesto istituzionale adeguato. Questa è la prima linea di eh, lettura, molto l'ho espressa in maniera ecco, sintetica, ma eh, viene eh, più volte ecco, ripresa con, nel testo a seconda dei vari eh, contesti di riferimento politico economico e ambientale. La seconda chiave di lettura, direi, è quella più teologica, è la parola eh, creazione. È la seconda chiave suggerita dal testo, il Vangelo della eh, creazione. Papa Francesco, in maniera, direi, attenta, è consapevole, lo scrive, lo dice, che oggi il termine eh, e il richiamo simbolico del termine creazione fa eh, paura e anzi, disturba eh, molti ambienti, ehm, e quindi non sarebbe da usare in questo senso. E anche io ho letto un po' di critiche dei filosofi, di alcuni filosofi italiani al, al testo dell'Enciclico, alcuni effettivamente puntavano proprio su questo su questo aspetto. Ma eh, l'enciclica stessa dice, nonostante questa difficoltà che comprendo, dice la creazione eh, è una parola più ricca della stessa parola natura e per il suo richiamo simbolico potrebbe essere utilizzata anche da chi non condivide la fede eh, ebraico-cristiana proprio perché se per Natura spesso si intende un sistema che si analizza, si comprende e si gestisce, come diceva il professore, noi di fronte alla natura, come quindi coloro che possono gestire, manipolare la natura, pensare in termini di creazione invece ci aiuta a pensare alla categoria del dono, cioè dell'eccedenza di ciò che precede, che precede ciò che noi poi vogliamo, possiamo fare. La dice così con un richiamo teologico, può essere compresa come un dono che scaturisce dalla mano aperta del Padre di tutti e quindi chiede un impegno più deciso da parte di tutti. Ecco, per questo potremmo anche dire il ricorso eh, al ritorno alla natura eh, nell'enciclica è colto nella sua dinamica o nella sua valenza ambivalente. L'enciclica manifesta la preoccupazione che ritornare alla natura significhi concepire il ritorno alla natura a scapito della dimensione di libertà e di responsabilità dell'essere dell umano. Nonostante si debba riconoscere, l'enciclica lo riconosce, che eh, l'essere umano, eh, nonostante le resistenze psicologiche e culturali, perché denuncia anche quelle resistenze consce o inconsce che ci fanno pensare ai drammi ambientali sempre come drammi che non ci riguardano, che riguardano sempre altri e che in qualche modo sono molto lontani da noi. Ecco, di fronte a questo, dice l'enciclica, siamo pienamente consapevoli che l'essere umano è capace di aggiungere nuovi mali, nuove cause di sofferenza, momenti di vero. Arretramento, aggiungerei evolutivo per stare vicino a quello che diceva il professore. Tutto questo però eh, non può essere messo in contrasto o eccessivamente in contrasto con la categoria della responsabilità e della, eh, e della libertà, il dramma, se volete, della libertà, anche in chiave, anche in chiave teologica. Sulla base della categoria della creazione, inoltre l'enciclica lo dice per la prima volta all'interno del magistero della Chiesa cattolica, a meno a me sembra che ogni creatura ha un valore e un significato. Dice il mondo, gli ecosistemi, gli altri esseri viventi hanno un valore a volte dice proprio, a volte dice intrinseco e un significato. Mai il Magistero della Chiesa aveva parlato di un valore intrinseco delle creature non umane. È un tema decisivo invece oggi per il confronto su tanti temi dell'ecologia, dell'etica ambientale. Una tesi con cui si oltrepassa chiaramente l'idea. Sostenuta anche dalla Chiesa, dice l'enciclica, un'idea riduttiva che le creature siano del tutto, completamente subordinate al bene dell'essere umano, come se non avessero un valore in se stesse e come se noi potessimo disporne a piacimento. È l'antropocentrismo moderno ad aver collocato la ragione tecnica. Al di sopra della realtà, e questo dice l'enciclica, è una delle cause che ha svuotato di valore intrinseco la realtà, il mondo, la creazione. Certo qui c'è quel confine sottile tra una visione antropocentrica, corretta, moderata, eh, gentile, tenera, a seconda delle degli aggettivi e la visione biocentrica. L'enciclica dice non possiamo reagire all'eccesso antropocentrico con un biocentrismo radicale che neghi peculiare valore all'essere umano. Non c'è ecologia, dice l'enciclica, senza Un'adeguata antropologia, ma non dobbiamo pensare che l'antropologia che abbiamo sia adeguata. Bisogna fare attenzione, l'antropologia adeguata non è detto che sia quella che noi possediamo. Non c'è ecologia senza un'antropologia adeguata, ma che questa antropologia adeguata sia da ricercare in chiave ecologica mi sembra è un, un aspetto da non, da non perdere. un aspetto interessante che potrebbe essere valorizzato e sul quale forse non siamo molto ancora pronti è appunto un pensiero etico che eh, sia maggiormente incentrato che non sia solo un'etica della persona e neppure solo un'etica della specie, ma che sia un'etica degli ecosistemi. C'è qualche autore che Cercato di dire qualcosa in, questo, in, questo, in questa prospettiva, ma quando l'enciclica dice c'è un valore intrinseco degli ecosistemi, eh, penso che possa darci anche questa, questa indicazione, ampliare la nostra visione etica, eh, aprendola eh, anche a questa visione appunto eco, eh, ecosistemica proprio perché. È la rete, sono le reti ecco, della vita che garantiscono anche eh, quello che diceva il professore. Mi sembra eh, in linea con questo pensiero: eh, i fondamenti stessi eh, della vita di tutti, di tutte, di tutte le creature. Quindi l'idea di creazione come risorsa eh, simbolica e eh, teologica, non chiusa, ma aperta, eh, possibilmente aperta anche per discorsi che forse non siamo così abituati a fare almeno in teologia. La terza linea di lettura è allora la linea che coglie il concetto di ecologia integrale e probabilmente questa è la, la prospettiva focale che regge l'intero documento, ritorna nove volte nel testo l'espressione ecologia integrale. Il messaggio, mi sembra, che si vuole veicolare con questa espressione è molto semplice in sé, ma è anche estremamente disatteso. Cioè, questo è il messaggio, il problema, il dramma dell'impoverimento dell'ambiente, l'impoverimento di biodiversità sul quale l'enciclica insiste eh, in maniera abbastanza eh, forte, interessante, il problema dell'impoverimento dell'ambiente e il problema dei poveri devono essere considerati e affrontati simultaneamente, simultaneamente perché sono interdipendenti e sono Dipendenti insieme dal modello di sviluppo, di utilizzo dell'energia, di produzione, di distribuzione, di consumo dei beni naturali e dei prodotti del lavoro sociale. In maniera molto semplice, quando parlo in contesti più, così, più semplici, anche più immediati, facendo riferimento al contesto ecclesiale italiano, io dico sempre che. Eh, da noi la Chiesa si occupa sempre della caritas, mentre dei problemi ambientali si occupa la sinistra, i movimenti di sinistra, i migliori movimenti di sinistra. E, e quindi ci siamo divisi il lavoro, ma non ci siamo mai incontrati. Ci si, cioè, fino, fino a, a, a non molto tempo fa, e l'enciclica ha smosso in questo senso ha smosso le acque, ha, forse per, ci permetterà di lavorare a questo riguardo, Siamo, eh, abbiamo continuato ad andare su due strade eh, parallele non comunicanti, a noi i poveri, a voi eh, l'ambiente con accuse reciproche ovviamente e con tanta difficoltà anche solo di dialogare insieme. Invece l'idea di ecologia integrale eh, dice esattamente... Il contrario, ma prima dell'enciclica era difficile trovare anche nei testi magisteriali questo approccio così chiaro, così chiaramente messo in evidenza. Certo, non è solo e non può, non deve essere uno slogan facile. Per pensare in questi termini occorre sviluppare un approccio conoscitivo di tipo non riduzionista cioè che punti a eh, instaurare in maniera permanente, non solo occasionale, eh, un vero dialogo interdisciplinare tra le scienze che studiano i vari aspetti, le varie dimensioni della crisi ecologica. Ma, aggiunge l'enciclica, attenzione che non si tratta nemmeno di considerare questa questione come solo accademica. O solo iper specialistica. L'ecologia integrale richiede aperture, dice il testo, verso categorie che trascendono il linguaggio delle scienze esatte o della biologia e si collegano con l'essenza dell'umano. In fondo, eh, l'enciclica. Cerca di eh, utilizzare questa chiave dell'integralità per dire attenzione anche a includere, a includere le religioni, le culture, le sapienze, le forme di sapienza popolare all'interno eh, di un approccio integrale al problema ecologico. Cioè non, è, è scorretto, è riduzionista, è scientista relegare nell'ambito dell'irrazionale ciò che trascende quello che dicevo e dice il testo, le scienze esatte, la biologia, ignorando la ricchezza simbolica e soprattutto, ci ritornerò un attimo, la ricchezza motivazionale che proviene dalle religioni, dalle forme di sapienza, dalle forme d'arte, dalla poesia. Dalla cultura e dalla spiritualità. Certo aggiungerei anche dall'altra parte che anche le religioni e eh, le eh, chiese eh, non, non devono avere un paradigma riduzionista dal, dalla loro, dal loro verso, considerando diabolico tutto ciò che è scientifico o tutto ciò che è appunto appartiene ad altri, ad altri campi del sapere, perché succede anche questo da questo eh, lato della, eh, del versante della, della medaglia. In questo senso mi sembra, è solo però uno spunto, l'enciclica mi sembra in sintonia con, le, eh, con la ricerca, parliamo di paradigmi nuovi, con la ricerca di un paradigma bioetico nuovo rispetto a quello elaborato negli ultimi 40-50 anni. Quello che almeno io conosco un po' un poco, non moltissimo, perché ho avuto modo di eh, conoscere recentemente anche uno di questi eh, autori teorici, la bioetica globale, ad esempio, del professor Tenave, che è stato a Padova eh, qualche mese fa. Cioè, in qualche modo il tentativo di eh, aggiornare il paradigma della bioetica eh, cercando di valorizzare eh, un, maggiore, eh, un maggiore intreccio tra le problematiche bioetiche classiche o più recenti, insieme però anche ai temi dell'etica sociale, la disuguaglianza, l'ingiustizia, la violenza, il degrado ambientale, i cambiamenti climatici. Perché eh, Tenave eh, sottolinea eh, il rischio, ma questo forse lo, lo, lo vediamo anche nella nostra, nella nostra esperienza: come c'è il rischio, e non solo il rischio, la realtà di fatto, di pensare in maniera teologica e eh, quasi astraendosi dal mondo della vita, eh, dal mondo della vita reale, c'è anche il rischio di. Continuare a svolgere una certa bioetica nel chiuso degli ambienti riservati esclusivamente a ambienti biomedici, perdendo di vista invece i contesti, i contesti sociali, le problematiche sociali, le problematiche ambientali. Quello che ci diceva il professore in qualche modo anche è stato un potente stimolo. Ecco da questo, punto, eh, da questo punto di vista. Mi sembra che l'enciclica con questo ritornello, tutto è connesso, tutto è in relazione, sposi, eh, se non altro, questo orientamento. Certo non sposa la bioetica di Tenave o di qualsiasi altro autore, però si muove dentro a questo orizzonte, tenta eh, di muoversi in questo orizzonte. L'ultima chiave, l'ultima parola in prospettiva etico-formativa. È la parola cura. Eh, la parola compare nel sottotitolo dell'enciclica Laudato Si sulla cura della casa eh, comune. E nel testo eh, ritorna almeno 70 volte questa, eh, questa parola. Eh, cura della casa comune, cura dell'ambiente, cura del mondo, cura della creazione cura degli ecosistemi, cura della biodiversità biologica, cura dei fratelli e delle sorelle più fragili, sono tutte eh, modulazioni eh, di, questa, eh, di questa formula, di questa eh, paura. Che cosa eh, eh, significa? Eh? Eh, anche sappiamo bene che intorno a questa parola si è scritto, si continua a scrivere molto. Eh, ma appunto spesso è una parola molto vaga che è anche difficile da, eh, da decifrare, da definire eh, spesso. L'enciclica dice il prendersi cura è un modo per declinare eh, il verbo biblico custodire e quindi si, si tratta di proteggere, di conservare, di preservare, di vigilare. E dice, implica una reciprocità responsabile tra l'essere umano e la natura. E mi colpisce, mi ha sempre colpito questa espressione, una reciprocità, quindi non un rapporto unidirezionale, responsabile tra essere umano e natura. Ancora, cura del mondo vuol dire, anzitutto in prima battuta, conservazione del mondo, protezione dell'umanità dallo spettro dell'autodistruzione e difesa della vita. Una realtà che l'enciclica sottolinea dicendo che l'azione della Chiesa non deve mirare solo a ricordare il dovere di prendersi cura della natura, ma al tempo stesso, sto citando il testo, deve proteggere soprattutto l'uomo contro la distruzione di se stesso. Qui si, si potrebbe ragionare parecchio su questa, su questa frase, eh, nel senso che, appunto, potrebbe essere un'oscillazione potrebbe essere interpretata in senso di nuovo antropocentrico, eccessivamente antropocentrico. A me sembra che eh, qui c'è una citazione da Benedetto XVI, quindi l'espressione di ecologia umana, forse anche un tentativo di recuperare una parte del magistero di Benedetto XVI. Certamente eh, c'è questo tentativo di tenere insieme cura della natura, cura dall'autodistruzione eh? l'uomo deve essere protetto dall'autodistruzione eh, quindi c'è questa sottolineatura il concetto di cura però mi sembra anche non deve essere interpretato solo in accezione conservativa rigidamente conservativa eh, dice così l'enciclica l'intervento umano che favorisce il Prudente sviluppo. Anche qui un tentativo linguistico di sviluppo prudente del creato è il modo più adeguato di prendersene cura. Papa Francesco probabilmente là dove ha potuto scrivere qualcosa di suo pugno dice non vogliamo tornare all'epoca delle caverne. E si capisce molto prima, eh? molto più immediatamente. Non, non vogliamo ritornare all'epoca delle caverne. Non è questo il senso. C'è un intervento umano conservativo, c'è anche un intervento umano evolutivo di sviluppo eh? e anche questo significa prendersene cura, prendersi cura del mondo, dicendo che la vita e il mondo sono sistemi flessibili e dinamici e quindi il prendersi cura deve essere al contempo flessibile e dinamico. E qui la critica è verso alcuni ecologismi radicali estremamente rigidi, molto rigidi, molto combattivi. E probabilmente c'è certamente, anzi, questo, eh, questa punta critica, quindi flessibile e dinamica. Come la vita è flessibile, dinamica, come il mondo è flessibile e dinamico. Quindi, in un certo senso, il prendersi cura, appunto, non ha solo un significato conservativo, conservatore, ma in alcuni contesti potrebbe addirittura avere un significato dirompente, perché va a incidere e forse certamente anche a dare fastidio ad alcune logiche. E politiche, economiche e consolidate. Il mondo, eh, dice una filosofa italiana, non è più semplicemente dato. Il mondo non ci è più semplicemente dato, non, si è, non ci è più semplicemente donato. Senza, in assenza della nostra attenzione e della nostra cura, è esposto inevitabilmente alla perdita. Questo significa cambiare radicalmente la nostra visuale, la nostra prospettiva, anche se abbiamo delle forti resistenze ad assumere davvero questa, questa sfida. Pensiamo che sia una frase di alcuni profeti di sventura, eh? alcuni ecologisti eccessivamente persi in un mondo poetico, romantico, apocalittico, catastrofistico e quindi facciamo fatica probabilmente ad assumere questa chiave di lettura. Le azioni e le scelte volte a proteggere i nostri corpi, noi stessi, il nostro ambiente, Tutta la complessa rete che sostiene la vita, ecco, queste azioni, queste pratiche possono assumere valenze e significati eh, davvero scomodi, davvero dirompenti. Il prendersi cura del creato, l'enciclica cerca anche di mostrare come eh, si tratta di declinare a diversi livelli il prendersi cura. Cioè ad un livello: di piccole azioni quotidiane e c'è tutto un elenco eh, di cose e di pratiche che, possiamo, che conosciamo molto probabilmente, quindi c'è un livello micro, le piccole azioni scelte quotidiane, ma non c'è solo questo, c'è un livello medio, c'è cioè il livello delle pratiche comunitarie, delle azioni eh, comunitarie e tutti noi no, viviamo anche professionalmente in comunità di lavoro eh, in istituzioni, comunità istituzionali istituzionalizzate, quindi c'è un livello anche di pratiche comunitarie, c'è tutto un elenco di queste pratiche e poi anche ad un terzo livello, chiaro, il livello delle grandi azioni strategiche eh, a livello di accordi politici internazionali su vari temi e sapete, non so se ma l'enciclica non risparmia le critiche alla eh, difficoltà, anzi alla natura spesso inconcludente dei vertici, degli accordi a livello internazionale. Eh, l'enciclica è uscita prima della conferenza sul clima di Parigi perché voleva essere anche uno stimolo eh, in questa chiave e denuncia chiaramente che molti, accordi, cioè, no, scusate, molti incontri, molti meeting eh, a livello internazionale, di fatto si sono prodotti producendo il nulla o quasi, eh? per cui eh, non manca ecco, la critica da questo, punto, da questo punto di vista. Sono diversi livelli eh, ai quali ci dovremmo eh, interrogare per mettere in atto strategie, pratiche di cura. Ecco, la pratica della cura è anche però un tema educativo e formativo. Eh, L'enciclica. Eh, se ne occupa proprio in questa chiave, perché un ambito educativo, formativo, perché la coscienza della gravità della crisi ecologica e della crisi culturale spesso si risolve eh, in una vaga sensibilità verde, dice l'enciclica, in qualche slancio di generosità ma fatica a tradursi in profondi cambiamenti di stili, di modelli di produzione, di consumo e di strutture di potere. Perché avvenga questo non si può prescindere dall'azione educativa e formativa. In secondo luogo, perché, dice l'enciclica, l'aspirazione a prendersi cura del mondo, a migliorare il mondo, non può limitarsi né al semplice, alla semplice acquisizione di corrette informazioni, ovviamente necessarie, abbiamo avuto una dimostrazione, ovviamente imprescindibili, ma non ci si può fermare qui. Dall'altra parte, dice l'enciclica, non ci si può nemmeno fermare alla critica eh, culturale. Certo, occorre un pensiero critico sempre di più. Contro, dice l'enciclica, i miti della modernità, il progresso indefinito, il mercato senza regole, gli eccessi del consumismo. Ma, dice l'enciclica, oltre a queste due eh, dimensioni occorre eh, tenere presente che la cura del creato implica, cito, recuperare i diversi livelli dell'equilibrio. Ecologico, il livello interiore con se stessi, quello solidale con gli altri, quello naturale con gli esseri viventi, quello spirituale con Dio. E capite, sono quattro eh, livelli, quattro dimensioni eh, molto stimolanti per il lavoro che ci resta, che ci resta da fare, ma qui eh, L'opera educativa e formativa è, è, è necessaria, ma, ma una profonda, intelligente, direi eh, aperta, sistemica opera educativa e formativa. Il valore dell'educazione emerge anche, soprattutto, se si considera un ulteriore elemento. Ci sono ehm, delle motivazioni nell'enciclica ispirate al dovere morale il dovere morale di prendersi cura, il dovere morale, però l'enciclica stessa dice che motivazioni di carattere doveristico non sono sufficienti, eh, non sono sufficienti a generare e a sostenere atteggiamenti e pratiche di cura. Mi sembra che l'enciclica abbia molto chiaro che nella vita etica, magari meno nelle teorie, le teorie etiche, ma nella vita etica eh, le motivazioni sono fondamentali. Cioè la migliore teoria etica difficilmente risponde alla domanda: che cosa, chi me lo fa fare? Chi, eh, perché io dovrei agire? in modo responsabile, in modo attento, in modo in questo senso l'elemento eh, formativo ed eh, educativo è di grande, di, grande, eh, eh, di grande importanza. Non è scontato che la fragilità e che il valore della natura, ecco, delle creature, eh, siano assunti in chiave eh, positiva generativa anche da noi eh, non è, è scontato che la fragilità fragilità è un'esperienza estremamente difficile da accettare quando la sperimentiamo in prima persona o quando la sperimentiamo nel nostro contesto culturale o nella nostra comunità nella nostra eh, ci espone ci espone a, a, al soffrire, la fragilità, la vulnerabilità. Ecco tutto questo ha bisogno di un lavoro attento sotto il profilo educativo e formativo. E così l'educazione morale, l'educazione spirituale. Vivere la vocazione ad essere custodi dell'opera di Dio, dice l'enciclica, è parte di un'esistenza virtuosa, fa parte di una vita virtuosa. Eh, però la vita virtuosa non si improvvisa, eh, eh, è scontato dirlo, ma eh, occorre eh, ri rimetterlo al centro e chiederci eh, se da questo punto di vista una vita, uno stile di vita che dice l'enciclica capace di vivere insieme e di comunione, eh, sì, ovviamente è tutt'altro che scontato in un mondo eh, plurale. Eh, Come com il nostro, e anche qui mi sembra che la teologia, la vita stessa della Chiesa spesso mostrino delle difficoltà, eh, delle difficoltà a eh, eh, mostrare, a educare a pratiche eh, di vera eh, comunione, di vera condivisione, di vera accettazione eh, dell'altro, del radicalmente altro, cioè che non è Dio ma che è lo straniero, che è eh, in questo senso. Ecco, atteggiamenti che non si improvvisano, ma si radicano, dice l'enciclica, questa frase basterebbe questa, in quell'atteggiamento fondamentale di uscita da sé verso l'altro che solo può rompere la coscienza isolata, l'autoreferenzialità, che sono due patologie, l'autoreferenzialità e la coscienza isolata. Sono due patologie che anestetizzano e a volte soffocano sul nascere la reazione morale, che ti fa pensare all'impatto negativo che le tue scelte personali, comunitarie, sociali possono provocare su, su altri, e ciò rende impossibile il prendersi cura degli altri, dell'ambiente. Per concludere. Ecco, io spero di essere riuscito eh, in breve tempo, spero non ho tenuto, eh, ma mi avrebbe penso richiamato il moderatore, con queste quattro parole a individuare almeno queste quattro chiavi di, di lettura. Il testo, la proposta dell'enciclica è originale, è certamente ricca, e rimanda, secondo me, ad un umanesimo. Siamo ancora nel paradigma dell'umanesimo, un, un umanesimo ecologico, ecocompatibile, certamente, però siamo ancora dentro a questo paradigma. Non è un paradigma biocentrico, non è un paradigma ecocentrico, eh? c'è un paradigma umanistico che però getta ponti eh, e anche in qualche modo si auto-interroga e si automette. Eh, in discussione, vi dicevo prima, sì, una buona ecologia presuppone una buona antropologia, ma non è detto che noi la buona antropologia ce l'abbiamo. Ecco. Occorre che, che pensiamo a una migliore antropologia. Ecco quindi siamo dentro a questa, a questa eh, prospettiva. Certo, il testo dell'enciclica, per quanto molto ricco e molto stimolante, deve essere per forza di cose. Eh, non solo letto che sarebbe già, è già il primo passo, ma va certamente approfondito eh, perché lancia moltissime prospettive che non sono approfondite, ovviamente non sono approfondite, va tradotto e va praticato, va messo, va messo in pratica, direi, va anche verificato, con intelligenza, con creatività e certamente anche con passione perché l'intento eh, del documento fondamentalmente è un intento pratico, è un intento pratico che si certamente utilizza un, un, un pensiero che è anche mh, davvero stimolante, originale, eh, però certamente non dobbiamo dimenticare eh, l'intento fondamentalmente pratico, che non è un testo teorico di teoria, eh, ma è un testo che vuole smuovere, vuole motivare vuole chiamare, convocare, suscitare eh, reazioni, risposte, pratiche, prassi. Grazie e vi ringrazio della vostra attenzione. Mm, Grazie. Giuseppe Cuaranta. Hemos tenido el privilegio de tener una exposición con un franciscano que nos ha hablado de la encíclica del Papa Francisco sobre la Laudato Si, oración de San Francisco. Así que nos ha dado unas claves que yo creo que son profundas. Hemos tenido dos intervenciones. La primera, yo creo que nos ha planteado enormes retos sobre un concepto que quizá hemos pensado poco, la sostenibilidad biológica. Y el segundo, la segunda conferencia, nos ha dado unas claves sociales y morales para leer la Laudato Si. Tienen a ustedes ahora la palabra. Les pido por favor que las preguntas se hagan despacio, porque aunque el castellano y el español es Igual casi, pero para que los ponentes lo puedan entender perfectamente. Y si no, pido a la organización que traigan unos. Bueno, mientras se anima a alguien. Yo le quería hacer una pregunta al profesor Giuseppe Quaranta. La encíclica es enormemente rica en los diálogos que plantea desde ese pórtico que empieza a dialogar con la tradición ortodoxa, después cita la tradición musulmana, bueno, se abre al diálogo con los científicos. Algunos achacan que quizá uno de los límites de la Laudato si es el diálogo con las tradiciones religiosas orientales. Hay algunos que pensamos que en la propia encíclica hay claves para ese diálogo y que verdaderamente no es tan limitada la encíclica en ese diálogo con las tradiciones orientales, sobre todo con las tradiciones asiáticas. ¿Qué opina usted? ¿Cree que verdaderamente hay claves en la Laudato Si. para plantear un diálogo? de la ecología que plantea el Papa una ecología integral en un diálogo también con esas tradiciones orientales respondo oh. si la pregunta es, es impeñativa, eh, me ver, me verrebbe da responder así pero eh, avrei bisogno de pensar un po' io non sono molto reattivo, ho sempre bisogno di pensarci un po' nei dibattiti, quindi faccio molta fatica. Eh, però, ad esempio, c'è una parte che potrebbe essere sviluppata di più anche nel senso teologico cristiano sulla pneumatologia, cioè non la pneumologia, ma la pneumatologia, cioè la teologia dello Spirito Santo, quando nel testo si dice che anche... È eh, il più effimero, eh, il più effimero eh, segno di, di vita, più fragile, più effimero, ha valore, ha valore agli occhi eh, di Dio. Eh, ma appunto, in chiave, in chiave la, la, la creazione come inabitazione dello spirito, delle energie dello spirito, secondo me, lì c'è il punto sul quale eh, si, potrebbe, si può, lavorando, costruire probabilmente qualche ponte eh, con la tradizione orientale. Perché c'è anche qualche spunto eh, mistico in questo senso, eh, nell'enciclica. Avevo citato, poi ho tagliato, ma c'è questo, questo aspetto, del di dire anche la, la più, il più infinitesimale, il più piccolo, il più fragile. Eh, eh, Segno di vita, la forma di vita merita eh, il nostro rispetto, ha valore intrinseco, ha valore proprio. Ecco qui probabilmente si poteva lavorare un po', di, un po meglio sulla, sulla parte dello spirito che inabita la creazione. Ma sappiamo che per pubblicare l'enciclica prima di Parigi eh, sono stati velocizzati i lavori finali della redazione. E anche questo probabilmente ha giocato un po' a sfavore, perché si voleva anticipare la pubblicazione, e quindi alcune cose sono rimaste ancora un pochino sulla, sulla tavolo di lavoro, sul tavolo di lavoro. Ecco, direi così. Grazie, professore. Alcuna domanda a los due professori? Por favore, Sí, bueno. Primero. Hola. Yo. O... Sí. Buenas tardes. Me llamo Lorenzo. Eh, soy maestro mm, en Granada de hermanas hospitalarias. Y la pregunta era para Ernesto. Enhorabuena por la, por la ponencia. Eh, es una pregunta concreta y voy a intentar eh, llevarme a lo práctico. Yo trabajo con, con personas autistas. Y, y sí, que he visto en, mi, en mis años de, de, de trabajo que ha aumentado la población de, de personas autistas. Entonces, ha hablado de la relación de intestino-cerebro. Muchas veces, las personas autistas tienen problemas de conducta que yo, como profesor, abordo con herramientas pedagógicas y a veces con medicación psiquiátrica, con colaboración con, con el psiquiatra. ¿no? Pero eh, se me abre el interrogante, eh, puesto que el autismo puede ser consecuencia, ha dicho, de los antibióticos y demás. Pero una vez que ya tenemos a la persona autista, eh, yo ya he escuchado alguna investigación sobre la microbiótica intestinal entonces, mi pregunta es: ¿tendría sentido investigar sobre los beneficios que puede tener el tema de los probióticos o prebióticos para mejorar los problemas de conducta y abrir una nueva perspectiva de tratamiento más allá de lo pedagógico y lo, lo, y lo psicológico o psiquiátrico? ¿No? Eh, ¿Conoce alguna investigación en este sentido? Y si no la conoce, ¿sería, sería consistente eh, plantear una hipótesis de trabajo así? ¿Ha comprendido? Allora, el problema es que los disturbi di spettro autistico, y e más en general disturbi del neurosviluppo, están aumentando. perché c'è un disturbo di fondo nella formazione delle reti neuronali. Diciamo che la base è questa. Noi dobbiamo immaginare che, abbiamo detto prima, faccio uno schema semplicistico, però è importante, che esiste il DNA, che è uguale in tutti noi, più o meno, esiste il cervello, che è uguale in tutti noi, questo è l'hardware, poi esiste il software che invece è l'epigenoma e sono le reti neuronali. Il disturbo concerne queste, ma i fattori che stanno disturbando il modo in cui le reti neuronali si vanno a costruire nel feto e poi nel bambino, i fattori di disturbo sono tanti. Forse quello principale è la prematurità, e cioè per milioni di anni, in quanto primati, e per centomila anni, in quanto Homo sapiens, il feto è rimasto in utero per nove mesi e in utero in certe condizioni naturali, e si sono costruite negli ultimi quattro mesi queste reti sulla base delle informazioni che sono arrivate al feto. E la gran parte delle circonvoluzioni cerebrali si sono formate negli ultimi tre mesi di vita. Un neonato, appena nasce, ha già 30 miliardi di neuroni in posizione. E ogni neurone ha già 2-3 mila sinapsi, quindi immagina la complessità del sistema. Allora, quello che sta succedendo, ed è legato a quello che dicevamo prima, è che nel mondo oggi nascono 15 milioni di bambini ogni anno prematuri. E di questi 15 milioni molti non nascono prematuri di tre giorni, ma di due mesi. Quindi rimangono in utero sette mesi anziché nove. E la gran parte della sinaptogenesi e delle reti neuronali si formano fuori dall'utero. Allora questo è un fattore importantissimo. Poi ci sono gli inquinanti di cui abbiamo detto, metalli pesanti, pesticidi, eccetera. Poi c'è lo stress materno-fetale, perché si è visto che ogni situazione di stress materno interferisce sulla costruzione delle reti e induce un'alterazione dell'asse dello stress nel bambino. Poi ci sono tutta una serie di fattori di infiammazione della madre che sta aumentando. Noi vediamo sempre più spesso la placenta alterata e infiammata. La placenta è l'organo con il quale il feto contatta la madre e assume le informazioni dalla madre per regolarsi. Allora questi sono i fattori maggiori. Se stanno aumentando questi disturbi è perché c'è qualcosa in quella fase della vita che altera la costruzione, in particolare delle reti neuronali, ma non soltanto. Tutto quello che avviene dopo, per esempio, qualcuno ha, secondo me, stupidamente accusato i vaccini, qualcun altro ha stupidamente da questo punto di vista, accusato un'esagerazione di, di uso dei farmaci in generale. Sono fattori molto minori. L'uso dei vaccini Facciamo l'esempio classico, perché c'è stato uno studio molto disgraziato di alcuni anni fa, probabilmente anche truccato, che accusava la vaccinazione antimorbillo. Il morbillo causa, quando è il virus da strada, con grande frequenza delle manifestazioni di danni del cervello, anche encefaliti, che sono quasi inesistenti nel vaccino. Può capitare raramente, ma veramente raramente, che anche il vaccino determini qualche danno, ma... Cos'è un bambino su un milione rispetto a un bambino su diecimila? Allora ridimensioniamo questo tipo di problematiche, rivalutiamo quelle veramente importanti, come abbiamo detto, dalla prematurità all'esposizione allo stress, ai fattori come i pesticidi e i metalli pesanti e soprattutto cerchiamo di capire che se esistono associati all'autismo anche disturbi tutto sommato secondari ma importanti come quelli per esempio gastroenterici. In generale non sono quelli che determinano l'autismo, ma sono diciamo epifenomeni di un fattore sistemico, perché, come tutti i disturbi, l'autismo poi, in realtà, va visto come una, un disturbo che ha a che vedere con tutta una serie di assetti sistemici del bambino. Il fatto che, per esempio, se per dieci giorni viene dato un antibiotico come la vancomicina migliora l'autismo non significa che basterebbe l'antibiotico o il probiotico per curarlo. Significa che l'interferenza dell'ecosistema microbico è importante, ma non può essere una cura. Se, per esempio, noi vediamo che basta una febbre in un bambino autistico per alcuni giorni per apparentemente vederlo migliore, non significa che dobbiamo, per esempio, pensare che tutto è legato a questi squilibri e che le citochine della febbre disturbano o al limite fanno paradossalmente anche un beneficio momentaneo. Ma non è che questo cura l'autismo. L'aumento di questi disturbi è legato a quello che avviene prima. O riduciamo l'esposizione materno-fetale, lo stress materno-fetale e i pesticidi nelle catene alimentari e tutto quello di cui abbiamo parlato prima, ovvero non ne veniamo fuori. Dopodiché è vero che chi meritoriamente si occupa del bambino con disturbo del neurosviluppo deve cercare tutti gli approcci possibili per aiutarlo, ma lì. C'è un altro problema, cioè che la diagnosi è sempre tardiva. Se non si fa diagnosi entro il secondo anno, quando ancora le reti neuronali non sono definite, e si arriva a fare diagnosi, come spesso capita, a tre o quattro anni, il vostro lavoro, per quanto fatto bene, non arriverà mai a riorganizzare delle reti neuronali che sono state disorientate per tre anni. Quindi il problema è arrivare... Primo, a ridurre l'esposizione. Secondo, a una diagnosi precoce. Terzo, e questo è fondamentale, a tutti gli interventi di terapia comunicazionale e comportamentale col bambino che devono essere fatti in casa, possibilmente entro il secondo anno di vita. Altrimenti non ne usciamo. Non so se sono stato chiaro. Grazie, professore. Signor. No, no, non so se c'è qualche dubbio. Hay varias no, sí, no, no tengo más duda. Yo no lo planteaba como elemento de causa, sino eh, la nueva corriente de investigación que está habiendo para tratar eh, problemas de enfermedad mental a través de la, de la conexión entre el estómago y el cerebro, como un, como, un, eh, como un tratamiento complementario que pudiese ayudar a la mejora de la conducta, no en ningún caso curar. Era eh, trattamento complementare. No, ma io appunto forse non li potete curare così. Nel senso, si è provato perfino il trapianto fecale, cioè si può trapiantare, non è bello, ma si fa delle feci di soggetti sani, quindi ecosistemi microbici sani. E che cosa succede? Succede che il bambino autistico per qualche giorno sta meglio, ma non è che questo induce una. Ritrasformazione positiva delle reti neuronali migliora lì per lì la trasmissione perché l'ecosistema microbico un po' agisce, ma dopo dieci giorni siamo da capo, cioè il problema è a monte. Se le reti neuronali, e parliamo di 30 miliardi di neuroni, e a due anni di 12 mila sinapsi per ogni neurone, sono state disturbate per tre anni di fila, è chiaro che arriviamo troppo tardi, è chiaro che qualsiasi intervento è parziale. Il problema è questo: è riuscire a capire cosa possiamo fare prima, sia in termini di prevenzione, sia in termini di riduzione dei fattori dannosi, sia in termini di diagnosi precoce, sia in termini di trattamento immediato, possibilmente entro i 18 mesi. Poi tutto quello che fai va benissimo, però non li potremo mai curare. Possiamo aiutarli con tutti i fattori, compresi quelli. E poi l'interferenza, diciamo, dei cosiddetti del cosiddetto secondo cervello, no? per intenderci, che è l'intestino. Qui non voglio dilungarmi, però quello che sta stiamo vedendo è che non stanno aumentando solo i disturbi del neurosviluppo, ma, per esempio, tutti i disturbi neuropsichiatrici maggiori. Guarda la schizofrenia e guarda la depressione. La depressione riguarda, negli Stati Uniti, la depressione mayor. Negli Stati Uniti c'è una persona su nove che è in trattamento per depressione major oggi, ma se voi andate a guardare i sintomi della depressione major sono chiaramente condivisi da quasi tutte le persone che vivono nelle società moderne: dalla bassa autostima, al pessimismo riguardo al futuro, a tutta una serie di situazioni per cui ci sono disturbi gastroenterici associati allora qual è il problema, che la depressione è solo un fatto psichico? Cosa significa fatto psichico? C'è una base organica, c'è sempre biochimica di mezzo, c'è sempre la serotonina più o meno prodotta o un uptake sbagliato della serotonina, ci sono sempre dei circuiti neuronali che sono andati in qualche modo a conformarsi in maniera non perfetta. Come la riduciamo tutto questo? Non lo riduciamo curando il, 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 a livello gastroenterico, curiamo il livello gastroenterico se riusciamo a curare meglio il fatto centrale. E curare il fatto centrale significa trasformare, aiutare la persona che vive quei cortocircuiti a liberare il cortocircuito. Kandel, che era il più grande studioso della memoria ed è un premio Nobel, diceva che tutti i farmaci di questo mondo non curano il cervello. Tra virgolette, la parola cura il cervello. Tra virgolette, tra l'empatia virgolette, e l'amore curano il cervello. Perché per aprire un cortocircuito. Qualsiasi farmaco, qualsiasi intervento biologico, è insufficiente. Sono le reti. Allora, ultimo esempio. Quello che vediamo nel neuroimaging dei bambini con disturbo autistico è interessante. Noi vediamo che ci sono meno connessioni di lunga gittata tra gli emisferi, per esempio il corpo calloso è indebolito, gli emisferi sono meno collegati. Ma col neuroimaging vediamo molti cortocircuiti, per cui il bambino che ha i comportamenti ripetitivi, le stereotipie continue. I momenti in cui continua a tornare in situazioni che voi conoscete, è perché ha dei veri e propri cortocircuiti. Questi cortocircuiti li troviamo pure nel delirio. Che cos'è un delirio nella patologia neuropsichiatrica? È un'idea fissa che diventa talmente dominante che la persona non riesce più a liberarsene. È lì il problema. Cioè, dobbiamo riuscire a trovare delle modalità di comunicazione che aiutano chi ha dei cortocircuiti ad aprirli. È chiaramente è più. Facile dirlo che non farlo, perché prima si interviene e meglio è, prima gli si aiuta e meglio è. Tutto il resto è importante, ma non è risolutivo. Nos quedano due minuti, lamentablemente, solo una domanda breve. In la seconda fila, abbiano levantato la mano, por favor. Uh -huh. ¿Cree científicamente posible que las enfermedades como fruto de mutaciones o modificaciones epigenéticas pasarán a ser la, no la normalidad? Ah, Adelante con juicio. <laughs> como la canción, sí. sí. O sea, ¿que, ¿Cree científicamente posible que las enfermedades como fruto de mutaciones ¿O modificaciones epigenéticas pasarán a ser la normalidad y la salud una rareza en un futuro si no dejamos de contaminar? Can you No, pac, eh, non ho ben capito la domanda, questo è il problema. Cioè, intendi dire che rapporto c'è veramente tra malattia e normalità, genetica, epigenetica e normalità? No, no non capisco. Si può dire in inglese bene la, la domanda. Can you ask, ask, oh, oh. Uh. Ah, ah, è la... la domanda è se le malattie epigenetiche possono diventare così frequenti da diventare la norma, questo è il problema. Allora, non so, forse non sono stato abbastanza chiaro, ma non era facile, immagino, spero, e chiedo perdono se è così. Non esistono malattie epigenetiche. L'epigenetica è lo studio. Delle modifiche reattivo difensive del software del DNA. Quindi è normale che tutti noi, di fronte a un ambiente troppo trasformato, di fronte a tutta una serie di informazioni che stressano il feto, il bambino piccolo, eccetera, mettiamo in campo delle risposte molecolari o cellulari che sono epigenetiche, non genetiche, cioè che non riguardano il DNA, ma questo sistema complesso che determina adattamenti. Cos'è il problema? Che se noi diamo troppe informazioni sbagliate o sentite come pericolose dal sistema, il sistema continua a cercare adattamenti, cercare di difendersi. Allora, quando tu immagina che 7 miliardi di persone oggi, feti, neonati, Lattanti e bambini sono continuamente esposti a una serie di informazioni che vengono sentite dal sistema come potenzialmente pericolose, si determina una instabilità progressiva del, dell'epigenoma. Quelle che noi chiamiamo malattie, come l'obesità, il diabete secondo giovanile, le malattie allergiche e autoimmuni e perfino i tumori, sono il prodotto a livello individuale dei tentativi di difendersi. Da questo ambiente che cambia troppo in fretta, per questo siamo ancora in tempo per ridurre tutto questo o al limite anche per fermarlo. Perché queste malattie non hanno una causa biologica come quello che era l'idea la vecchia mutazione genetica che purtroppo viene per sfortuna e non puoi fare nulla, è il contrario. Le malattie che stanno dilagando sono tentativi da parte di milioni di organismi di difendersi, di adattarsi, di trovare delle soluzioni. Se noi riduci riduciamo le informazioni pericolose o sentite come tali, noi riduciamo questo stress epigenetico. Per questo si parla sempre di più dell'importanza dei primi mille giorni di vita. Per questo ormai l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità... I vari ministeri fanno progetti e tavoli tra pediatri, neonatologi, ginecologi per trovare il modo di ridurre lo stress materno fetale e infantile, perché sempre più chiaramente possiamo fare la differenza. Capisci? Non... La vecchia malattia genetica esiste, ma è rara. La fibrosicistica o la talassemia sono malattie genetiche, perché sono da mutazione, ma quello che stanno dilagando non sono da mutazioni e polimorfismi. Di fronte alla ricerca in progetto genoma del gene che causa l'obesità, se ne sono trovati mille, duemila, perché non esiste il gene che causa l'obesità. Esistono degli errori di programma che sono dei tentativi da parte dell'organismo di difendersi da un'alimentazione sbagliata della generazione precedente capisci? allora il problema è cominciamo adesso perdiamo ancora 20 anni se cominciamo adesso a ridurre l'esposizione e gli errori nutrizionali eccetera probabilmente nel giro di 20-30 anni vediamo che i trend ritornano normali però bisogna fare in fretta grazie professore abbiamo eh, terminato questa mesa sobre ospitalità e medio ambiente Les damos un fuerte aplauso a Giuseppe Garanta. En este momento del Congreso, vamos a hacer un paréntesis porque ha tenido la amabilidad de hacernos una visita el secretario de Estado del Ministerio de Sanidad de España, don Mario Garcés, que acaba de llegar de Chile. Quería venir mañana, pero la agenda, tal y como está, le era imposible y quería hacerse presente y saludarnos. El Ministerio de Sanidad en España, de servicios sociales e igualdad. Bueno, el nombre y el título del ministerio, bueno, parecía que tenían que nombrar de ministro a un hermano de San Juan de Dios, vamos. Porque servicios sociales, sanidad, son palabras que vienen de la tradición de la Iglesia. Pero bueno, él es un político, pero es un servidor público. Yo no sé si los políticos se han enterado que están haciendo lo que estamos haciendo todos llegar con las políticas a la gente más necesitada, que los recursos son limitados, que tenemos que compartir en esa especie pues, de economía compartida para poder llegar a los más pobres y más, lo más eh, los que más lo necesitan. Ha, se ha barajado una palabra en todo el ambiente que el tema es que lo tenemos que hacer juntos. La administración pública, las privadas, sin ánimo de lucro, las ONGs, las sociedades, la Iglesia, y que el Gobierno lo que tiene que hacer es armonizar todos los recursos para que haya una buena redistribución. El secretario de Estado, Mario Garcés, ahora, yo no le conocía, le he conocido ahora, le, le he guasapeado estos días, nada más, como dicen los jóvenes. Es un chico joven, ¿eh? Un chico joven, parece. Creo que es aragonés. Don Mario, tome la palabra por haber escuchado mi WhatsApp, que yo quería que viniera a saludarnos y ha hecho lo indecible. Buenas tardes. En primer lugar, voy a empezar agradeciendo lo que es un piropo probablemente no merecido. Y es que no soy tan joven. Pese a esta apariencia, y alguno me conoce, he cumplido ya 50 años. ¿ya? Ni puedo ser emprendedor juvenil, pero este pelo al estilo Push me lleva a pensar en algunos casos. que Efectivamente, soy más joven de lo que uno se puede imaginar. Seguramente sangre aragonesa, pero lo cierto y seguro, efectivamente, soy de Jaca. Además, estos días en Santiago de Chile, compartida con la comunidad chilena aragonesa, recuerdos de la Virgen del Pilar. Y es verdad, no soy perfecto. Tengo la perfección de ser aragonés pero no soy perfecto porque no pertenezco a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, a pesar de que me hubiera gustado pertenecer a aquel movimiento fundacional en el año 1532, cuando Juan Castilla inicia uno de los movimientos transformadores humanistas más potentes de la Nueva España en aquel momento. Un movimiento humanista que llevó a hacer un tratamiento asistencial diferente, donde ya cada enfermo tenía que tener una cama. Y donde los pacientes tenían que ser distribuidos de manera diferente, precisamente con el objetivo de que cada uno recibiera aquellos servicios que les correspondían adecuadamente. Pero fue el siglo XVI, y me permiten esta referencia, que es fruto probablemente que llevo 30 horas sin dormir con el cambio del viaje y que no consiguió dormir en el vuelo. Recuerdo que también en el siglo XVI hubo personas, mujeres, que transformaron nuestro país. Quiero recordar a una persona que es muy poco conocida, que es Sor Magdalena de San Jerónimo. Sor Magdalena de San Jerónimo abrió los primeros centros asistenciales de atención a prostitutas que habían sido reclusas, tanto que se habla ahora. De la trata, tanto que se habla ahora de los centros asistenciales, de la prevención, de la sensibilización, en el siglo XVI en España se abrían los primeros centros y había las primeras ordenanzas. Por lo tanto, el siglo XVI español, donde se funda, como digo, la orden hospitalaria y donde no me puedo transformar porque el tiempo da lo que sí. La elasticidad del tiempo y el espacio es la que es, por mucho que diga la bioética, ya ahora no hablaremos de eso, lo cierto y seguro que me hubiera gustado vivir también aquella época. Gracias, por lo tanto, a los organizadores. Gracias por compartir conmigo. Que para mí es un privilegio estos siete, diez minutos de un congreso que nace a la vida en este año 2017, pero que estoy convencido que va a tener una vida duradera por el éxito que he podido comprobar en los últimos veinte minutos que he podido asistir a esta jornada. La palabra bioética es una palabra compleja y, sin embargo, tan sencilla, formada por dos conceptos, dos voces esenciales dentro de la condición humana y de la condición social. El concepto vida, y el concepto comportamiento. La primera vez que se utiliza la palabra bioética la utiliza un teólogo protestante alemán en el año 1927, Frisjard, en, en un artículo científico en la revista Cronos, precisamente ligada a lo que es la bioética medioambiental. Se estaba hablando ahora mismo de bioética medioambiental y precisamente el término surge en el año 1927. En Estados Unidos surge un poquito más adelante. Pero para poder abordar los problemas bioéticos actuales, quiero identificar lo que para mí son dos de los grandes riesgos que padece la sociedad moderna. Una el relativismo y otra la soledad. Uno el relativismo y otra la soledad. El relativismo nos lleva al nihilismo más radical. Y precisamente la bioética lleva a que hagamos reflexiones críticas, que busquemos los consensos mediante juicios cabales, mediante juicios de consenso uniendo a la comunidad científica, la nacional y la internacional, para que en una reflexión amplia podamos alcanzar, como digo, unos puntos, una comunión, una unidad de concepto que no existe en el relativismo. Como digo, el relativismo nos lleva al nihilismo, a comportamientos sádicos y la mayor manifestación son las muertes indiscriminadas, los actos terroristas y, a veces, hasta el propio nacionalismo no bien entendido. Y, en segundo lugar, la soledad. Y con esto quiero hablar de la transformación tan formidable que se ha operado en la sociedad española y en la sociedad del mundo desarrollado. ¿no? Ahora mismo en España hay 8 millones de personas que tienen más de 65 años. Dentro de 15 años, en España, el 32% de la población española tendrá más de 65 años. En el año 2060, en España puede llegar a haber 200.000 personas que tengan más de 100 años. El concepto tercera edad va a seguir y va a ser alargado. Va a haber una elongación temporal y llegaremos a hablar del concepto de cuarta edad. Y seguramente una fotografía de cinco generaciones de españoles ya no será infrecuente ni atípica, sino que la veremos en el año 2060. En España hay tres millones 3.900.000 personas con discapacidad. En el mundo hay un 15% de personas con discapacidad. Pero además de las personas con discapacidad están las personas dependientes. La dependencia es la gran necesidad que tenemos que cubrir. Y tenemos que hacer frente a esos nuevos desafíos que son bioéticos y son evidentemente morales. Colocar al hombre en el centro mismo del debate, del debate de las ideas, del debate de la libertad. Ahora que se habla tanto, los que somos los pocos liberales que quedamos en este país, siempre hemos pensado que el liberalismo humanista es la fuente que surte afortunadamente el conocimiento y la realidad. Y buscamos siempre dos conceptos: la seguridad física, la seguridad jurídica y la libertad. La libertad para entender, pero la libertad también para conocer. Las comisiones bioéticas, que en España actúan y actúan correctamente a través del Ministerio de Sanidad, permiten acercarnos a cierta evidencia a cierto rastro de la realidad a través del cual encontrar, como digo, un consenso único. Como vengo de Chile, vengo, además, la última visita que hice en Chile, acompañado de la embajada, fue a La Chacona, a la casa donde pasó sus últimos días Pablo Neruda. Y ahí recordaba, hablando con un grupo, por mi parte también literaria como escritor, recordaba una frase de Isabel Allende. Isabel Allende decía que del pasado siempre tenemos que recordar lo bueno. Del presente siempre tenemos que hacer juicio crítico y del futuro siempre optimismo desafiante. Hagamos eso. Del pasado quedémonos con lo bueno. Del presente hagamos el juicio que tengamos que hacer e invitarles a todos ustedes que de cara al futuro abordemos con la ilusión y el optimismo que tenemos que abordar los retos de una sociedad envejecida pero una sociedad que busca respuesta a las necesidades de toda la población. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchísimas, muchísimas gracias secretario de estado y con que vamos un mal de tiempo vamos a ir directamente a la síntesis de la jornada con el periodista fernando onega. Buenas tardes. Señor secretario de Estado, se ha ido. Ah. Me ha fastidiado usted la entrada al, 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 confe, al confesarle edad, porque iba a recordar a aquel diputado de la Segunda República que en el Congreso vehementemente preguntó qué va a ser de nuestros hijos. Y se oyó una voz que decía al suyo, ya lo hemos hecho su secretario. Pues, en fin, bueno. de todas formas, mantengo la pregunta de qué va a ser de nuestros hijos, sobre todo después de escuchar las, las palabras que se han dicho aquí esta tarde. que no voy a resumir porque me parece una indelicadeza, por ejemplo, hacer un comentario sobre los comentarios de una encíclica. y, y segundo, porque está muy reciente. Y bueno, lo tienen ustedes demasiado en la cabeza. Tercero, por incapacidad intelectual. Y cuarto, porque eh, es eh, evidente que una enciclopedia no se puede resumir así como así. Y lo que hemos escuchado esta tarde han sido dos enciclopedias. Únicamente eh, quería dejar constancia de que hemos recibido en el Gabinete de Comunicación un papel, un correo, un mail, que decís los cultos, de la oficina de prensa de la Casa Blanca, que viene a decir más o menos eh, que transmite la gratitud del presidente eh, Trump por lo favorecido que salía en la foto, <laughs> aunque, aunque añade, añade que cualquier comparación es odiosa. No sé si es un testimonio del mono o del mismo. Bueno, eh, como todos los días, antes de, antes de hablar, les quiero decir algo. Eh, algo. Algo personal. Lo primero es una consulta al hermano general. Eh, cuando llegue a resumir al profesor Felder, ¿tengo que hacer el pino? Bien. Eh, bueno. lo, lo, segundo, lo segundo es que estoy muy agradecido a las palabras que ustedes me dedican cuando nos cruzamos por el pasillo. Eh, y y me resulta, resulta que hay gente que, que dice que me oye. Y lo más difícil, hay algunos que dicen que me leen. Y el testimonio eh, que más cultivó mi ego, ego que lo tengo, ha sido el de alguien a quien con esta luz no puedo divisar dónde está. Eh, creo que no es hermano porque me dijo, mi mujer está enamorada de usted. <laughs> estoy acostumbrado, ¿eh? estoy acostumbrado. Eh, esta, eh, esta misma mañana, cuando, cuando venía hacia aquí el taxista me dice, ay, cuando le diga a mi mujer que le llevaba el taxi. Es que lo oye en la radio, lo ven en la tele y, y está enamorado de usted, estoy empezando a tener celos y tal. Luego hice un silencio y al llegar aquí y me dice, se vuelve y dice, usted, usted es Pepe Domingo Castaño, ¿no? <laughs> bueno, pues como Pepe Domingo Castaño les hablo. Eh, si tuviera que hacer un resumen, voy a ver si pongo la luz. Si tuviera que hacer un resumen de las cuatro horas de congreso de esta mañana, sería este: exactamente una, dos, tres, cuatro, cinco, seis palabras. El dinero no da la felicidad. Y después a ustedes le pueden, lo pueden matizar como quieran. Pueden decir, pero ayudan. Y yo tendría sobre mi conciencia, otra vez, la sentencia de ayer del hermano José María Bermejo. El dinero hace falta para ir al cielo. La siguiente consideración personal. Gracias por ahorrar mi pila. Si me la pagas. <laughs> La siguiente consideración personal. Yo entré el lunes aquí. Bueno, pues se queda así. Entré el lunes aquí siendo moderadamente de centro, e incluso hay quien piensa que de centro a derecha, y como esto siga así, temo salir siendo de Podemos. Espero que me entiendan todos los extranjeros, porque hay que ver qué panorama nos han dibujado la mayoría de los ponentes. Eh, no son la voz del pueblo, o sí, que diría Rajoy, pero lo parecen. Algunos de vosotros habéis tenido el detalle de sugerirme que después de los mandamientos del primer día y las bienaventurancias de ayer, hiciese hoy los pecados capitales. Y otros me dicen que haga las virtudes cardinales. Y lo confieso, no puedo. No puedo porque los pecados ya están descritos. La gula, la avaricia, la lujuria, la vanidad, la soberbia, pertenecen a ese 1% de la población mundial que acumula lo mismo que el 90% restante. Acumulan pecados como si fuera riqueza. Por lo visto... A los pobres solo nos queda pecar en la envidia, la pereza y, como las cosas sigan así, en el pecado de la ira. Pero aún así no se puede generalizar con los pobres. Hay los pobres de siempre, los del Antiguo Testamento, y hay los nuevos pobres, aunque queda mejor decir, porque suena más académico, eh, la nueva pobreza. La pobreza cultural, que según Bellardinelli, atrapa a millones de personas en la frustración. Hay la pobreza territorial. No tener una nevera en Europa es como no tener que comer en África. Hay la pobreza familiar, más posible en los hogares donde solo trabaja una persona. Hay la pobreza de los niños pobres, con riesgo de que sea una pobreza vitalicia. Y hay la terrible realidad estadística. 27 millones de jóvenes europeos están en el límite del umbral de la pobreza y hay también la gran novedad del trabajador que teniendo un empleo y un salario se tiene que seguir considerando pobre el origen de los malos de los males está perdone señor secretario de estado pero yo recojo lo que aquí se ha dicho está en la política que por ejemplo en italia está al servicio de los intereses de los más poderosos. Está en la falta de oportunidades, sobre todo las culturales, y la consideración de Bellardinelli, si queremos luchar contra la pobreza, sobre todo en tiempos de crisis, la desigualdad económica no es fundamental. Lo fundamental es, por lo menos, garantizar los derechos básicos como la salud, el hogar o la educación. Lo que tiene que hacer la política es facilitar el desarrollo en libertad. Y una mala profecía. Los que van a perder serán siempre los más pobres. Después resulta que entre los pobres también hay clases, según Silvia Oger, que por cierto elevó el nivel. Para Bernardelli la pobreza es un problema muy grave. Para Silvia es una plaga. Y para ella hay cinco clases de pobres. Los pobres por falta de empleo, los que sobrepasan la línea de pobreza, los que tienen necesidades insatisfechas, los pobres inerciales y los integrados socialmente. Y en torno a ellos la marginalidad, la vulnerabilidad, la exclusión, mucha población sin cobertura sanitaria, mal reparto de recursos, de fondos y servicios y gestión clasista de esos recursos. Mucho clientelismo político que solo arroja dinero para sus fines electorales. Niños explotados laboralmente. Menos mal que en este panorama, dibujado por la señora Oger, aparecen luces como la disminución de la mortalidad infantil en América Latina. Y para pequeño consuelo de españoles, en el vídeo que nos mostró Silvia, se veían a voluntarios de nuestro país allí. Pero yo me quedé con la canción del vídeo. Puedes cambiar el mundo. Cambiar el mundo empieza por ti. Empieza por mí. No escuché en estas brillantísimas exposiciones la palabra injusticia. Supongo que se desprendía del texto. Sí escuché o vi la palabra egoísmo, pero en boca de Santa Teresa de Calcuta. Y después de escuchar a Bellardinelli y a Oger, o Oger, me quedé preguntando si son consultados alguna vez por los gobernantes de sus países. No digo si leen sus obras, porque sería demasiado pedir. Si no los oyen, ¿cómo se va a resolver nada? Más denuncias. No damos hospitalidad a los jóvenes, a nuestros propios jóvenes. Tenemos a la mitad en paro. Eh, les exigimos la experiencia que no tienen. Lo dijo Luigi Bruni. Jóvenes que se usan como clines, se exprimen y se tiran. Frente a la hospitalidad surge la antihospitalidad laboral, un desperdicio. Y la acogida a inmigrantes y refugiados, con una frase, acogieron a Los Ángeles sin saberlo. Ahora digo yo, tememos acoger a terroristas. Y en medio de esta cultura deshumanizada, los grandes enemigos de Bruni, la cultura de los incentivos, pura cultura capitalista que atrae a los que buscan dinero y carecen de otras motivaciones. y la meritocracia convertida en dogma, dogma equívoco que hace que parezca que gente que tiene mucho dinero parece que tiene muchos méritos y no tiene ninguno pero valemos mucho más que nuestros méritos y mucho más que los incentivos. Y la realidad de este mundo se vende todo. Se vende hasta la espiritualidad. El mundo es un supermercado, un centro comercial. Si pagas bien, puedes comprar hasta el alma. El mundo será perfecto cuando todos los bancos tengan una fundación benéfica y los fabricantes de armas construyan hospitales para curar a los heridos por sus bombas. ¿Estará la solución en la economía del bien común? No se lo preguntéis a Christian Felber porque es su gran apóstol mundial. Fue la última denuncia de la mañana. Economía versus bien común. Con una esperanza en sus palabras. La gente quiere esa nueva economía. Reclama ese cambio. El 90% en Austria, el 88% en Alemania. Es decir, que la gente quiere, una economía solidaria, comercio justo, banca ética, bienes comunes, economía azul circular. Democracia real, dice Felber, que a los mayores no suena a populismo, pero sus ideas o iniciativas parece que se extienden y han llegado a 2.500 empresas en el mundo. Una orientación de Felber con intención ética. La economía no es un fin, Sino una herramienta al servicio de la persona. Si el dinero se convierte en el fin, ya no es economía. Se lo tengo que preguntar a Mancio Ortega. Una crítica de fondo. Una empresa solo es buena si hace más rica a la sociedad y contribuye a la dignidad humana. Un objetivo: medir bien la felicidad nacional bruta. Y un desafío: democráticamente. Creemos el bien común, creemos de crear. Me quedé con alguna duda, dos dudas exactamente, tres. ¿Están haciendo de verdad algo nuevo y con el consenso necesario? ¿Se va a dejar derrotar la vieja economía que Felber combate? ¿Se va a dejar arrinconar el capitalismo? Y señores, decía un poeta que tendría que ser asturiano. Todo el sabor de mi tierra cabe en una manzana. Todo este Congreso cabe en el testimonio de Vicente Ramón. Otro tipo de pobre. El pobre fabricado por la crisis. Su discurso no ha sido un discurso. Ha sido la crónica de un derrumbamiento humano, de la destrucción de una persona, de la pérdida de la dignidad, un cadáver social, decía a las puertas del suicidio, como él, miles de ciudadanos, abandonados y como él, muchas veces despreciados por amigos, por familia y por el conjunto de la sociedad, hasta que, en el caso de este hombre, encontró un albergue de la obra de San Juan de Dios y hoy puede decir, como dijo, poco a poco, soy razonablemente feliz. Y el canto de su victoria Había perdido mi dignidad Pero empiezo O empiezan a tratarme De nuevo como una persona Que sencillo, verdad? Sí, Una historia sencilla Escrita sobre un terrible Drama humano Y así Al terminar, termino primero con un apunte Hoy hemos asistido A Un cambio de contenidos espectacular en el congreso, parecía otro congreso. Los pecados capitales son muchos y graves. Las virtudes teologales están de vuestro lado. Fe, esperanza y caridad. Fe para creer en el ser humano y su capacidad de administrar sus valores, algo que se ha pedido mucho en este congreso. Esperanza de que podamos ir a un mundo mejor. Y caridad, porque es lo vuestro, grandiosamente vuestro. Y añado una pregunta del público a un ponente. ¿Cuánta desigualdad pueda contar una sociedad? Hemos visto que bastante en nuestro país. Y dejo aquí una pregunta para todos vosotros. Os debéis echar sobre vuestros hombros sobre los anchos hombros de San Juan de Dios a los pobres del mundo, alguno de los ponentes dijo, no sé cuánta pobreza nos podemos permitir, pero no nos podemos permitir la indignidad. Queridos amigos, no tengo una mejor forma de terminar. Creo que esta última es una magnífica conclusión. Muchas gracias. Hasta mañana. Muchas, muchas gracias, Fernando. Hemos llegado a la pausa café. Eh, son las seis y treinta y cinco, pues a las siete y diez. Eh, lo que haríamos es lo que hicimos el lunes los espacios de reflexión por grupos lingüísticos. Tienen que ir ustedes a los mismos lugares donde estuvieron y se trata de debatir aquellos temas que creéis que han sido importantes o que son importantes para la orden en las mesas que hicimos ayer, esta mañana y esta tarde. Un tema importante: los diplomas están ya en recepción y los pueden pasar a buscar. La cena es a las ocho y media y mañana nos vemos a las nueve y media aquí. Gracias. Perdón, una cosa: si alguien tiene alguna duda y los coordinadores de los grupos, hay la información aquí en la salida. Gracias.